Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Se possibile, la professoressa Voto, la professoressa Soro, datemi un piccolo feedback di corretta ricezione dell'audio. Buongiorno, si sente Ah, correttamente. benissimo, grazie, grazie Elsa. Dunque, continuiamo dove avevamo lasciato la scorsa settimana, vale a dire durante la prima ora della lezione di venerdì scorso, avevamo cominciato a parlare, se ricordate, di volti giganti, o meglio di ingigantimento del volto. Perché parliamo di questa modalità di rappresentazione del volto? Beh, perché in fondo quello che stiamo studiando nell'ambito di questo work packaging, come si dice in gergo dei progetti europei, cioè pacchetto di lavoro, pacchetto di attività, di facets, il nostro progetto ERC, quello che stiamo studiando appunto non è altro che l'insieme, la gamma, il ventaglio estremamente variegato, estremamente molteplice delle ideologie del volto. Ci siamo soffermati nel primo anno e mezzo di sviluppo del progetto Facets sulla possibilità di costruire dei volti artificiali, sostanzialmente costruire delle rappresentazioni di volti, no? Ogni rappresentazione di un volto è di per sé una sorta di volto artificiale, anche se col passare del tempo siamo stati capaci, in quanto specie umana, di rappresentare dei volti in maniera sempre più realistica, con un effetto sempre più dirompente di realtà, di verosimiglianza. Però è venuto il momento, dopo questo primo anno e mezzo, di interrogarci su come le diverse culture, le diverse società modificano l'accento di queste rappresentazioni e modificano anche il modo in cui noi stessi, in quanto individui dotati di un'identità civile e di una presenza biologica all'interno dello spazio sociale, siamo condizionati dalle nostre culture, dalle nostre ideologie del volto. Ovviamente non possiamo parlare di tutte le ideologie del volto, sarebbe necessario un corso enciclopedico, ma possiamo evidenziare delle macro dialettiche, delle macro opposizioni. Ricordate la differenza tra una umanizzazione dell'altro attraverso la proiezione di un volto e una desumanizzazione, una disumanizzazione dell'altro attraverso la sottrazione del volto. A partire dalla lezione del venerdì stiamo esplorando un'altra di queste dialettiche che riguarda invece l'effetto che ha all'interno di un contesto sociale, in termini di trasmissione, circolazione di senso, l'ingigantimento del volto oppure il suo rimpicciolirsi, no? Una nuova dialettica. Che cosa significa in effetti rappresentare un volto con dimensioni, con proporzioni che sono molto superiori rispetto a quelle di un volto biologico? Cosa significa vedere un enorme volto sullo schermo cinematografico? Cosa significa vedere un enorme volto su un pannello pubblicitario? Cosa significa invece rimpicciolire un volto, farlo sparire nella rappresentazione di una moltitudine di volti? Ecco, si tratta di una dialettica di due polarità. Noi non possiamo assegnare un valore preciso, definitivo, ai poli estremi di questa dialettica, però possiamo enucleare delle tensioni, no? Come fa di solito la semiotica strutturale, come fa in particolare la semiotica tensiva. Cioè, man mano che ci allontaniamo dalle dimensioni, per così dire, naturali, biologiche del volto e andiamo nella direzione del suo ingigantimento progressivo, notiamo degli effetti di senso. Allora, raccogliamo queste rappresentazioni, cerchiamo di capire se vi sia in esse un filo conduttore, se vi sia una isotopia, cioè se questo ingigantimento comporti una retorica che si riproduce, che ricorre in tutte queste circostanze. Lo stesso facciamo per il rimpicciolimento, no? Ricorderete il caso antropologico molto studiato, anche molto male interpretato, dei cacciatori di teste, no? Di questa
passione per il rimpicciolimento della testa del nemico, che ha, come potete immaginare, un contenuto ideologico. Allora, ci siamo lasciati parlando di ingigantimenti, ricordate il nostro percorso filologico, ma anche genealogico, a partire da Michelangelo, il suo desiderio di scolpire un gigante con un volto gigantesco nelle cave di marmo delle Alpi Apuane. Michelangelo che non completa quest'opera, che non dà luogo a questo progetto perché è distratto da altre attività, ma che è probabilmente influenzato da racconti classici. Quali racconti classici? Beh, quelli che narrano dell'ambizione di Dinocrate, conosciuto anche come Stasicrate o con altri nomi, nelle diverse fonti, il quale, avendo seguito l'armata di Alessandro Magno, Alessandro il Macedone, essendosi profondamente invaghito della figura di questo giovane condottiero, gli propose di trasformare un'intera montagna, il Monte Athos, no, che oggi conosciamo come sede dei monasteri cristiano-ortodossi, greco-ortodossi, visitabili solo da uomini, di trasformare questa intera montagna nell'effigie del sovrano, con una particolarità, quella di tenere nella mano sinistra l'intera nuova città che sarebbe sorta sul Monte Athos, invece nella mano destra una coppa nella quale si raccogliessero tutti i rivi, no, che dovessero scendere dalla vetta della montagna. Ancora non conosciamo la risposta di Alessandro Magno, no? Vi ho raccontato quale fu la proposta di Dinocrate all'imperatore Macedone. Oggi parleremo della risposta, cioè che cosa questo vostro coetaneo, in realtà più giovane di voi, rispose all'architetto molto ambizioso che gli propose di trasformare una montagna intera in una città. Anche in quel caso il progetto non si realizzò, c'è un alone mitico, no, attorno a questo racconto. In realtà, come tanti racconti che ci derivano dal passato, li troviate in tutte le fonti classiche, latine, greche, quello che conta non è tanto la veridicità storica, ma il carattere, direi, mitico-antropologico, cioè che cosa questi racconti suggeriscono rispetto a dei temi astratti dell'antropologia umana, dell'antropologia della rappresentazione, della semiotica del volto, per esempio. Che cosa significa per un sovrano sognare di trasformare una montagna intera nell'effigie del proprio corpo? Ricordate anche che siamo partiti in questo nostro lungo percorso genealogico da un esempio tratto dall'arte contemporanea, cioè le rappresentazioni attraverso cui J.R., questo artista contemporaneo molto noto, crea delle gigantografie di volti, diciamo così, sconosciuti, di non VIP, e li inserisce all'interno del paesaggio urbano, di favela, su altri luoghi. Sono immagini di forte impatto, però anche dietro suggestione di uno dei nostri relatori esterni, il professor Amovi Brighenti, abbiamo cominciato a interrogarci sul perché di questa operazione, cioè perché per diventare qualcuno è necessario avere un volto gigante, no? Cosa significa invece sparire nella moltitudine con un volto rimpicciolito, con un volto la cui singolarità viene negata o viene sminuita? Abbiamo proseguito dunque questo excursus storico partendo da Michelangelo, le fonti relative a questo racconto di Alessandro Magno, e abbiamo sottolineato il fatto che questo progetto grandioso non si realizza né nel caso dello scultore fiorentino né nel caso dell'architetto greco, però trova una sua trasposizione visiva, no? Vi ricorderete l'incisione di Pietro da Cortona utilizzata come frontespizio per una tesi del Seicento, in cui si elogiava il pontefice Alessandro VII della Rovere, di cognome, di nascita, attraverso un gioco di rimandi, tra i quali anche il nome stesso del pontefice, no? Lui, il pontefice, egli, il pontefice avrebbe trasformato Roma durante il suo pontificato, esattamente come Alessandro Magno aveva trasformato il suo regno. E abbiamo poi visto il modo in cui questo modo di utilizzare un'ideologia del volto gigante per elogiare il potere del sovrano assoluto, per elogiare il potere di quel sovrano assoluto che era il pontefice, si traspone anche in altre ideologie politiche. No? Abbiamo visto
come il frontespizio del Leviatano, che è stata una delle opere maggiori della filosofia politica moderna, e fosse ispirato da questa idea di ingigantimento, no? Un po' alla JR, nel senso che si visualizzava, si figurava una presenza potente dello Stato assoluto, non attraverso l'incarnazione in un personaggio storico reale, concreto, il condottiero Alessandro Magno, il pontefice Alessandro VII, bensì nella figura astratta di un sovrano il cui corpo però era formato da tanti corpi e, come sottolineava giustamente il professor Muhibri Ghenti, questi corpi però risultavano senza volto, dei corpicini voltati verso il corpo dello Stato assoluto e perdendo quasi la propria identità, la propria singolarità nel direzionare il proprio sguardo e quindi perdere il proprio volto in questa configurazione multitudinaria. E abbiamo anche sottolineato come questa idea di dare potenza ideologica alla figurazione visiva di una entità politica attraverso la sua raffigurazione a mezzo di corpo gigante, di volto gigante, attraverso il mito di una montagna intera trasformata nel corpo del potere, e poi si ritrova anche in periodo rivoluzionario, no? Questo dipinto di cui forse serbate memoria, in cui si rappresenta la Repubblica, il potere repubblicano costituito appena dopo la Rivoluzione francese sotto forma di corpo gigante che occupa, no, tutta la montagna. Di cui la montagna non fa che diventare un'effigie. Abbiamo però anche sottolineato che probabilmente in questa rappresentazione del corpo della Repubblica come montagna gigante vi fosse anche un tentativo del pittore di paesaggio di sottolineare i meriti di questo genere. E ci siamo lasciati su un punto che per me è fondamentale. Questa contrapposizione ideologica, questa dialettica tra, diciamo così, il gigantismo del volto, il gigantismo del corpo, che poi diventa anche un gigantismo architetturale, paesaggistico, no? E il suo opposto, che come vedremo non è semplicemente un rimpicciolimento, no? Ricorderete il quadrato semiotico di Gray Mass, no? In Gray Mass si possono ritrovare delle differenze semantiche attraverso diversi tipi di opposizioni, no? Una opposizione è quella della contraddittorietà, altra opposizione è quella della contrarietà. Allora, noi abbiamo, diciamo così, esplorato una di queste relazioni di opposizione, quella di contraddittorietà, cioè ingigantimento versus rimpicciolimento. Però forse dobbiamo dare spazio anche a quel termine contrario che si trova, no? Ricorderete, lungo l'asse dei contrari, per cui l'ingigantimento non necessariamente si contrappone soltanto al rimpicciolimento, c'è qualcos'altro che si contrappone all'ingigantimento, e questo qualcos'altro non è semplicemente il rimpicciolimento, è la proporzione. Come vedremo oggi, c'è un'altra genealogia che è parallela rispetto a quella che vi ho descritto, e nella quale si sottolinea l'importanza, il primato di un'altra ideologia della rappresentazione, di un'altra ideologia del volto e del corpo. Cioè, non si esalta l'ingigantimento del volto per esaltare il potere del sovrano, del pontefice, dello Stato, della Repubblica, della massa. Però contemporaneamente non si esalta nemmeno il rimpicciolimento, al contrario si sottolinea il valore della proporzione. Ciò che è importante non è avere un volto gigante, ma avere un volto proporzionato. Ciò che è importante non è avere un corpo gigante, è avere un corpo proporzionato. Però questo riverbera anche sulle diciamo connotazioni metaforiche, no? In chiave filosofico-politica di queste rappresentazioni. Perché vedremo che mentre da un lato c'è questa tradizione che esalta il gigantismo del volto per esaltare il gigantismo del potere, dall'altra parte c'è un'altra tradizione che invece esalta non il rimpicciolimento, ma invece la proporzione del volto per esaltare la proporzione, soprattutto la proporzionalità
del potere, che cos'è un potere proporzionato rispetto a un potere gigante, no? Allora, in questa seconda dialettica spunta una connotazione molto interessante perché in molte fonti, in molte tradizioni testuali, in realtà questa contrapposizione tra volto gigante e volto proporzionato viene sovrapposta ad una contrapposizione, per così dire, geografica, direi forse macrogeografica, di una geografia immaginaria, di una geografia che dopo Edouard Said potremmo chiamare orientalista. Cioè questa idea di rappresentare il potere assoluto attraverso un corpo gigante, attraverso un volto gigante, viene attribuita all'Oriente, no? Allora, ritorniamo alla nostra presentazione PowerPoint, spero che si veda correttamente. Ricordate questa rassegna di prodigi della storia dell'architettura, di prodigi della storia dell'architettura di paesaggio, compilata da questo famoso architetto di epoca asburgica, il più grande forse, l'artefice dell'architettura, grazie. Artefice dell'architettura viennese, il quale questo Entwurf einer historischen Architektur, quindi una bozza di architettura storica, saggio di architettura storica, propone una rassegna di tutte le occorrenze principali di diciamo, architetture colossali, e quindi ricorda, avendo una formazione sterminata, anche l'episodio der Makedonische Bergathos in Gestalt eines Riesen, cioè della montagna Macedone Athos nella forma di un gigante. E la cosa interessante per noi è che questa rassegna storica di Fischer von Erlach non confronta il progetto di Dinocrate con architetture occidentali, ma con opere dell'Oriente Medio o estremo. Nel commentare questa tavola, la tavola 17 dell'Entwurf, l'architetto austriaco, ritorno su una citazione che diciamo che avevo proposto abbastanza frettolosamente alla fine della lezione di venerdì, quindi ci ritorniamo, ricorda come anche la regina Assira Semiramide, e vedete questa proiezione verso quello che sarebbe oggi il Medio Oriente, cioè l'Oriente Medio, comunque verso un altrove che non è il contesto occidentale europeo. Quindi ricorda che la regina Assira Semiramide, e ricordate, sottolineate, si tratta di una regina assira, perché poi vedremo qual è la risposta di Alessandro Magno, che invece viene configurato e viene connotato come diciamo, esempio del potere occidentale illuminato, no? Quindi vedete adesso per il momento quali sono i progetti orientali, poi vedremo quale sarà la risposta, diciamo così, occidentale di Alessandro Magno. Quindi ricorda come anche la regina Assira Semiramide avesse fatto scolpire il suo ritratto gigante in una montagna gigante che è conosciuta ancora oggi dai geografi. Si tratta della montagna Bisotun, nella provincia di Kermanshah, a ovest dell'Iran. Allora, la fonte di Fischer von Erlach è sicuramente, anche se non viene citata, di Teodoro Siculo, che è un grande enciclopedista del passato, il quale nella sua biblioteca storica racconta questo episodio nel secondo libro. Credo di avere la citazione, perché i grecisti fra di voi si possono divertire anche a leggere la citazione in greco, no? Uto katotaton meros xousas athenei dian en exaraxen eikona, no? Che bella lingua. Allora, in questo passaggio si racconta, scusate, ho delle slide in spagnolo, adesso non ricordo più perché. Comunque, Semiramide, avendo compiuto le sue opere a Babilonia, marciò contro i Medi con un vasto esercito. Però quando giunse alla montagna chiamata Bisutun, si accampò lì vicino e preparò un paradiso, Pardes, no? Un giardino paradisiaco.
Partesse la parola derivata dal persiano che indica appunto questo giardino paradisiaco, giardino straordinario, meraviglioso. La circonferenza era di 12 stati. Descrizione che continua e poi conclude la citazione: dopo aver tagliato la parte inferiore della roccia, la regina vi fece scolpire il suo proprio ritratto, insieme con la raffigurazione di un centinaio delle sue guardie personali. Allora, di nuovo un gigantismo della rappresentazione di questa regina Semiramide Assira che conquista, combatte, estende il suo dominio, estende il suo impero, ma vuole anche lasciare una traccia indelebile, indelebile e gigante del proprio volto. È come se non fosse più sufficiente la scultura, no? Che in molte culture, in molte epoche storiche si associa alla rappresentazione del potere, non basta l'effigie del sovrano sulla moneta, non basta la sua scultura, non basta il suo ritratto, non basta neppure la sua statua colossale in materiali, in perituri, no? Come il bronzo, il marmo, l'oro, e si vuole lasciare un'impronta nella natura e soprattutto in quell'oggetto della natura che è il più colossale di tutti, vale a dire la montagna. Si taglia la roccia e vi si iscrive l'effigie di questa sovrana insieme con un centinaio delle sue guardie personali, no? Anche questo è un riflesso molto ricorrente del potere, no? Ricordate l'esercito di terracotta seppellito in Cina, poi da poco, insomma, negli ultimi decenni ritrovato nella sua più grande parte, oggi visibile da chi visita questa meraviglia, no? Del passato, l'idea che sì, io devo costruire un'immagine di me sovrano, ma devo anche costruire un'immagine di ciò che mi circonda, di ciò che è soggetto al mio potere, no? Che senso ha raffigurare un volto gigante, un corpo gigante, se poi non raffiguro contemporaneamente la città minuscola nella mano di Alessandro Magno, no? Perché questo è il punto, devo raffigurare anche ciò che è rimpicciolito rimane nel mio potere, letteralmente nelle mie mani. Allora, è interessante notare, vi dicevo proprio alla fine della lezione di venerdì, che in un altro passaggio della stessa opera, non so se ce l'ho, sì, no, non ce l'ho, in un altro passaggio della stessa opera, Diodoro Siculo racconta come Alessandro Magno, vedete questa contrapposizione, da una parte Semiramide d'Oriente, cattivo, degenerato, eccetera, dall'altra parte il sovrano illuminato occidentale, Alessandro Magno, no? Un orientalismo che ha un lunghissimo corso nella tradizione testuale occidentale, greca, latina e altre lingue. E racconta dunque Diodoro Siculo come Alessandro Magno, nella sua marcia da Susa a Ecbatana, avesse deviato il suo cammino per ammirare quel paradiso. E Fischer von Erlach poi riteneva che la scultura gigante che di Nocrate non potette realizzare, si fosse concretizzata non solo in Oriente Medio, ma anche in quello estremo. Allora, tenete a mente questo episodio raccontato da Diodoro Siculo, a proposito di Alessandro Magno, che fa deviare, il proprio cammino per ammirare questa enorme, effigie della regina Semiramide, nella sua marcia da Susa a Ecbatana. E tenetelo a mente perché, come vedremo, Alessandro Magno non fa deviare il suo cammino per ammirazione, no? E questa è un'interpretazione di Fischer von Erlach. In realtà, probabilmente il ruolo, diciamo, la posizione, la postura morale di Alessandro Magno rispetto a questa, scultura gigante è molto diversa. Lo vedremo tra poco. Allora, nella stessa tavola 17 che avete visto, cioè questa, l'architetto austriaco cita Erasmus Finks, ma un nome che adesso non ci dice nulla, non vi dice nulla, ovviamente nessuno lo conosce, fu più noto come Erasmus Francisci. Erasmus Finks in realtà ha una posizione particolare nella storia della cultura perché forse può essere considerato come uno dei primi scrittori professionisti della modernità, cioè era uno che viveva dei libri che scriveva e che vendeva.
E sceglieva dunque sempre degli argomenti alla moda, molto intriganti, no? E vendeva tantissime copie, no? Adesso ce ne siamo dimenticati, però comunque, ecco, questo Erasmus Finks fu forse il primo scrittore professionista della modernità, e nel 1668 questo autore molto prolifico, pubblicò molto, anche per guadagnare molto, questo prolifico e anche molto versatile autore tedesco, cosa decise? Decise di approfittare, sfruttare la crescente passione europea per i viaggi esotici, no? Beh, nel Medioevo ovviamente si viaggiava in Europa, ma non quanto si cominciò a viaggiare dopo che diciamo, lo sviluppo delle tecniche di navigazione consentirono un'esplorazione sistematica del continente americano, dell'Asia, di ciò che si chiamava le Indie occidentali, delle Indie orientali, con lo svilupparsi parallelo e non sempre motivato da ragioni strutturali, ma dallo stesso, diciamo così, emergere di una cultura dell'esotico, di viaggi verso un altrove molto lontano. Pochi però erano quelli che potevano veramente spostarsi e viaggiare, gli altri sognavano, e sognavano anche attraverso delle pubblicazioni, spesso con delle immagini, spesso con delle immagini fantasiose, no? La travel literature nascente dell'epoca che faceva sognare attraverso i racconti di viaggiatori che si recavano in America, nel continente americano, che si recavano in Cina o in Giappone e raccontavano attraverso le raffigurazioni visive, attraverso delle incisioni, spesso con l'apporto di artisti, che cose vi avevano trovato, piante fantastiche, specie animali mostruose, tesori incommensurabili, eccetera, eccetera. Quindi Erasmus Finks si inserisce in questo filone, cioè il filone della, come dicevo, della passione europea crescente per i viaggi esotici, e pubblica un libro che in effetti fu molto letto, molto, molto venduto. In tedesco fu intitolato Ost- und West-Indischer Weg, auch chinesischer Lust und Staatsgarten, in drei Abteile unterschieden, in cui questo autore descrive tutti i paesaggi straordinari incontrati dagli esploratori europei, no? Una specie di Lonely Planet, però per un viaggio puramente immaginario, no? Come può essere una Lonely Planet oggi, no? Che senso ha la Lonely Planet oggi, che non possiamo più viaggiare? Beh, possiamo sognare, no? Apriamo una di queste guide e immaginiamo come possa essere, non so, l'isola Maurizio, eccetera. Allora, pagina 1070, nella sezione dedicata ai giardini cinesi, Erasmus Francisci scrive, cito, non ve lo cito in tedesco, anche se magari i germanofoni tra di voi possono prendere, possono divertirsi a decifrare, nemmeno in spagnolo. In italiano questa citazione recita: tra la capitale Chongqing e la città di Tungchen, nel regno della provincia di Sichuan, cioè Sichuan, si può vedere lungo la sponda del fiume Fu una montagna meravigliosa. Siccome è piuttosto alta, le è stata conferita l'effigie di un uomo. Vi si sono scolpiti testa, occhi, narici, orecchie, petto, addome, braccia e gambe, e le si è attribuita una postura assisa. Questa effigie di montagna mostra i suoi piedi periodicamente. Questa montagna mostruosa e l'immagine dell'idolo sono oggetto di devozione e offerte sotto il nome di Fe, una loro divinità. Allora, avete sicuramente ritrovato in questa descrizione, vi si sono scolpiti testa, occhi, narici, orecchie, eccetera, ciò che abbiamo già letto a proposito di Michelangelo nella sua biografia di Ascanio Condivi, vale a dire questa idea di trovare nella montagna, trovare nella roccia un'effigie di corpo gigante, un'effigie di volto gigante, no? E di liberare il gigante dalla roccia, dalla montagna. E c'è questa proiezione attraverso la citazione di Erasmus Francisci nell'Entwurf. C'è questa, di nuovamente, questa proiezione verso l'Oriente di una mania per la gigantografia, di una mania per la rappresentazione gigante del corpo, gigante del volto, questa mania per una trasformazione della montagna intera
in un corpo dalle fattezze riconoscibili, spesso le fattezze del sovrano o del dio. È una componente sicuramente di orientalismo, cioè questa idea che sì, sono gli orientali, cioè sono gli assiri, sono i cinesi che costruiscono dei volti giganti, che danno a un'intera montagna le fattezze del dio, le fattezze del sovrano. E credo di potervi mostrare anche questa immagine, no? Che tratta appunto dall'opera di Erasmus Finks, Erasmus Francisci, 1668, a pagina 1070, trovate questa rappresentazione del dio, della divinità, della deità, che dà la propria effigie all'intera montagna. Allora, cosa possiamo dire del quadro di una, diciamo così, semiotica delle culture? No? Questo è un insegnamento di filosofia della comunicazione, però ovviamente non scordiamoci che siamo soprattutto dei semiotici, cioè cerchiamo di cogliere le diverse ideologie della comunicazione dal punto di vista della disciplina dei segni, no? Non semplicemente come fa la filosofia con riferimento a testi e tradizioni filosofiche, metodo. Approccio illustre del tutto legittimo, però l'approccio della semiotica è diverso, cioè consiste nel ricostruire anche storicamente le ideologie, in questo caso della rappresentazione del volto, attraverso un'analisi comparata di testi, no? Noi citiamo sempre dei testi, noi citiamo sempre delle immagini, no? Anche per le vostre tesine, per le vostre dissertazioni, quelle che scriverete per l'esame finale di filosofia della comunicazione, io vi esorto a impadronirvi di questo metodo, anche se poi ne potete anche scegliere degli altri, ma qual è la differenza tra il filosofo e il semiotico? Beh, il filosofo segue i suoi pensieri e il semiotico segue i suoi testi. Non è che il semiotico non abbia pensieri o il filosofo non abbia testi, però l'importanza che noi diamo alla oggettivazione della cultura nei testi, nelle immagini, in modo che noi possiamo poi analizzarli intersoggettivamente, no, con un metodo condiviso con una comunità di studiosi, è molto importante. Il filosofo ha invece un approccio più individuale, più singolare, no, rispetto alla ricostruzione delle tradizioni del pensiero. Anche se ovviamente insomma, un bravo filosofo dice sicuramente delle cose più interessanti rispetto a un mediocre semiotico e viceversa. Allora, nel quadro di una semiotica delle culture si può allora formulare una nuova interpretazione di questa serie di testi, quelli verbali che evocano progetti colossali non realizzati, la biografia di Michelangelo, le citazioni classiche sull'architetto di Nocrate, ma anche quelli visivi, i testi visivi che rappresentano queste ambizioni, queste utopie, questi progetti smisurati, testi che in immagini, ma anche in parole, evocano il compimento di tali progetti, di tali ambizioni in uno spazio però esotico, no, e orientale. Come interpretare questa tradizione, questa genealogia culturale ed ideologica? Ora, questa interpretazione non riguarda soltanto il passato, riguarda anche il presente, il rapporto, diciamo così, che gli esseri umani instaurano tra il volto, lo spazio, la natura, il potere, l'ambizione. C'è un elemento fondamentale nella storia di Nocrate e Alessandro Magno che Michelangelo ignorò o che non ricordò, perché Michelangelo non era sicuramente il personaggio, non è stato sicuramente il personaggio più umile della storia, è stato uno degli uomini più straordinari della storia umana, ma sicuramente non il più umile, no? Ed è proprio per questo che non ricordò o non volle ricordare come andò a finire la storia della proposta di Dinocrate ad Alessandro Magno. Ma anche Pietro da Cortona non volle ricordare questa fine. Pietro da Cortona è stato un grande artista del Seicento, ma è stato anche un grande cortigiano, un pittore in grado di ingraziarsi i potenti e soprattutto i pontefici dell'epoca. Anche Diego de Saavedra, ricordate questo emblema
del suo principe cristiano, no? Che abbiamo commentato, anche Diego de Saavedra non ricorda o non menziona come va a finire questo dialogo, forse immaginario, forse mitico, tra Dinocrate e Alessandro Magno, perché il suo obiettivo è quello di esaltare, sì, un principe cristiano, ma comunque assoluto. E poi, diciamo che qualcosa di questa rivelazione, questa risposta di Alessandro Magno di Nocera non si ritrova né nel Leviatano né nel dipinto di Pierre Henri Valenciennes, no? Che raffigura la Repubblica, la nuova Repubblica sotto forma di gigante scolpito dalla montagna. Neanche Fischer von Erlach sottolinea questo episodio nei suoi riferimenti ai colossi orientali, no? Citati da Diodoro Siculo, Erasmus Francisci. Perché nessuno parla della risposta di Alessandro Magno a Dinocrate? Perché quello che fa sognare è il progetto del gigantismo. Ancora oggi, chi vi dice, ah, facciamo il ponte sullo stretto di Messina, costruiamo un'immagine gigante, facciamo una straordinaria. Il gigantismo richiama l'attenzione, desta entusiasmo. E c'è qualcosa di molto radicato nell'antropologia umana che ci fa soccombere alla retorica della grandezza, no? Alla retorica anche del volto gigante, che forse è il suo apice. Però le fonti classiche in realtà mettono in guardia rispetto a questa retorica. In effetti, come riferiscono diverse fonti antiche, Alessandro Magno in realtà non volle trasformare la montagna nella sua effigie gigante. E Plutarco, nel capitolo 72 della vita di Alessandro, no? Ricorderete Plutarco, un altro grande scrittore di best-seller dell'antichità, scrive queste vite parallele, nel quale confronta diversi stili di vita a seconda delle, diciamo, decisioni prese, del carattere dei personaggi descritti. Allora, Plutarco, nella vita di Alessandro, ricorda in modo lapidario come andò a finire questo scambio con l'architetto Dinocrate. Scrive: Tautamen un paretesato, respinse il progetto. Cioè, Plutarco ci dice in maniera molto sbrigativa: ma sì, Alessandro Magno ascoltò Dinocrate. Dinocrate andò lì e disse: ah, sì, trasformiamo l'impero Monte Athos nella tua effigie, trasformiamo la cima della montagna nel tuo volto gigante, poi mettiamo l'intera città nella tua mano sinistra e nella tua mano destra mettiamo una coppa con tutta l'acqua. E Alessandro disse: ma non mi interessa. In un altro testo classico, però, di Vitruvio, in particolare nel secondo libro del De Architettura, no? Che insomma, è uno dei classici della storia dell'architettura del passato, classica, Vitruvio riporta in dettaglio i motivi per i quali questo giovane condottiero imperatore non assecondò il progetto dell'artista visionario. Ecco, qui vedete la montagna Jinfoshan che probabilmente ha ispirato questa rappresentazione di Erasmus Francisci. Allora, cosa dice nel De Architettura Vitruvio? Lo trovate nel latino originale, ma insomma lo leggo in italiano. Vitruvio scrive: Alessandro restò altamente soddisfatto della descrizione di tal progetto. E sul momento chiese se attorno alla città vi fossero campi che potessero approvvigionarla con le raccolte di grano. Quando gli fu detto che tale approvvigionamento non sarebbe stato possibile se non attraverso il trasporto d'oltremare, Alessandro rispose: Dinocrate, osservo con attenzione la magnifica struttura del tuo progetto e mi aggrada. Tuttavia, avverto che se qualcuno fondasse una colonia in questo stesso luogo, la sua decisione sarebbe forse molto criticata. Infatti, così come un neonato si può alimentare soltanto con il latte della nutrice e senza di essa non può svilupparsi, allo stesso modo una città non può crescere se non possiede campi i cui frutti le giungano in abbondanza. Senza un approvvigionamento abbondante non può aumentare il numero dei suoi abitanti, né essi possono sentirsi sicuri. Pertanto,
In merito al tuo progetto, penso che esso meriti ogni classe di elogi, ma l'ubicazione della città non può essere approvata. È mio desiderio che tu rimanga al mio fianco in quanto voglio servirmi della tua opera. Allora, sostanzialmente quella risposta che ci rimanda Vitruvio è la seguente, cioè Alessandro dice a Dinocrate: ah sì, molto bravo, bravo, hai fatto un bel progetto gigantesco, sono molto contento, sei un genio. Però questa città, cioè, da dove gli viene da mangiare? Cioè dove sono i campi di grano che poi approvvigioneranno i cittadini che vivranno in questa immensa città che si trova nella mano della statua gigante che mi rappresenta, no, nel Monte Athos? E Dinocrate disse: boh, non lo so, non ci sono campi di grano. E qui Alessandro disse: beh, allora no, nel senso che, ma anche no, come avrebbe detto in piemontese, nel senso che una città i cui abitanti non si possono nutrire, ovviamente non è una città da fondare, no? Nonostante possa esaltare il potere, possa esaltare l'ego dell'imperatore. Cioè, Vitruvio ci mostra un Alessandro Magno saggio che di fronte ad una proposta che lo ingigantisce visivamente, ma anche diciamo nell'ego, nella propria proiezione di potente, di condottiero senza limiti alla propria fama, dice no, no, impone dei limiti. Allora, nel testo vitruviano la risposta di Alessandro a Dinocrate è meno brusca, come vi dicevo, che in Plutarco, è più gentile, più articolata. Vi emerge in particolare l'evocazione dell'imperatore, come vi dicevo, quale uomo saggio e illuminato, che non dà seguito all'ambizione personale di vedere un'intera montagna trasformata in un gigante a sua immagine, con la città letteralmente nelle sue mani, ma si preoccupa innanzitutto delle condizioni degli stessi cittadini, con uno sguardo che diremmo bottom up, no? Dal basso verso l'alto, piuttosto che viceversa. Allora, c'è un'altra opera di Plutarco su Alessandro, un libello, una piccola opera intitolata De Alexandri Magni Fortunato Virtute, in cui l'autore, sempre Plutarco, cambia nome all'architetto, non lo chiama più Dinocrate, lo chiama Stasicrate, ma lo descrive come uno scultore e spiega poi che il suo progetto era quello di scolpire, quindi non più un Dinocrate urbanista e architetto, ma uno Stasicrate scultore che però vuole fare più o meno la stessa cosa, cioè vuole scolpire l'effigie di Alessandro Magno nel Monte Athos, esattamente come poi Michelangelo aveva sognato di farlo col suo gigante nelle Alpi Apuane. Vediamo se ho la citazione. Ecco, questa è invece la citazione, sempre in greco e in spagnolo, boh, vabbè, comunque la leggo in italiano. Della risposta di Alessandro Magno a questa proposta di una scultura immensa, no? Allora la risposta dice nel testo di Plutarco: ma io, Sua Maestà, disse, ho concepito il progetto, questo è Stasicrate di Dinocrate, di collocare l'effigie in materiale vivo e imperituro, con radici che siano eterne, inamovibili e incorruttibili nel peso. In effetti, il Monte Athos intraccia in quella parte di esso in cui si trova la cima più alta e visibile, a superfici e altitudini ben proporzionate, estremità e articolazioni e proporzioni che suggeriscono la forma umana. Quando lo si sia tagliato e lavorato adeguatamente, lo si potrebbe chiamare la statua di Alessandro. E così sarà, con la sua base situata nel mare. Con la mano sinistra impugnerà e manterrà una città popolata di 10.000 abitanti, e con la destra verserà da una coppa per libagioni un rivo che scorra sempre verso il mare. In quanto all'oro e al bronzo, all'avorio, ai materiali lignei e ai pigmenti che compongono quelle immagini miserabili che si possono comprare e vendere, rubare o fondere, rifiutiamole tutte, rifiutiamole tutte. Allora, in questo passaggio, tratto appunto dal libello di Plutarco, si dichiara apertamente l'intento adulatorio del progetto, ma se ne rivela anche lo scopo estetico, no? Che è lo stesso che soggiaceva all'ambizione smisurata di Michelangelo. Conoscerete sicuramente Walter Benjamin, la sua estetica, la sua filosofia dell'immagine.
Allora, però molti secoli prima che Walter Benjamin si preoccupasse della perdita dell'aura, no, a causa della riproduzione meccanica delle opere d'arte, gli antichi avevano già compreso la deperibilità dei dipinti, delle sculture, persino delle architetture. I pigmenti potevano seccarsi, screpolarsi, i colori sbiadire, le tavole di legno marcire, creparsi, persino il marmo e l'oro, no? I materiali dell'eternità, del potere, potevano essere soggetti a colpi, fessure, scheggiature, graffi. Nonostante le dimensioni monumentali, poi le opere in generale potevano essere rubate, come dimostra la loro rapace, diciamo, circolazione per il mondo dopo saccheggi, guerre, furti. Nemmeno si poteva contare sull'architettura, le rovine attestano sin troppo eloquentemente il carattere effimero dei templi, dei mausolei, come pure dei palazzi, persino delle muraglie, no? Tutto si distrugge, tutto è soggetto all'oblio, niente sembra poter far perdurare nell'eternità il nome e la reputazione di un imperatore. Allora, qual è l'idea? L'idea, ovviamente, è tutto, diciamo, fuori da ogni proporzione, quella di trasformare una montagna intera in una scultura. Io non dipingo un ritratto di Alessandro Magno, io non scolpisco una statua di Alessandro Magno, io non gli dedico un tempio, non gli dedico nemmeno una città intera, io trasformo una montagna che da questo momento in poi sarà chiamata non Monte Athos, ma la montagna sarà Alessandro Magno. Alessandro Magno sarà quella montagna. Allora, questo sottolinea che l'unico modo per garantire eternità all'effigie del volto di un imperatore Dio era appunto quello di trasformare un'intera montagna a sua immagine. L'opuscolo di Plutarco sottolinea l'arroganza dell'artista, ma più che altro al fine di sottolineare il carattere morale e l'umiltà virtuosa di Alessandro, che gli si contrappone, no? A tal fine anche la risposta di Alessandro si modifica, perché in questo libello, in questo opuscolo di Alexandri Magni Fortuna Auto Virtute, l'imperatore Macedone non risponde come rispondeva in Vitruvio, cioè non dà più peso all'approvvigionamento. Il problema non è l'approvvigionamento, il problema non è il grano, il problema non è se i cittadini di questa città potranno o non mangiare, no? Perché non si parla più di città, si parla di una scultura immensa. E allora Alessandro, in questo libello di Plutarco, risponde come segue, ve lo metto anche in greco, però disse: lascia che Athos rimanga com'è, è sufficiente che sia il memoriale dell'arroganza di un re, invece mostreranno la mia impronta il Caucaso e la catena dei monti Emodi, il Don e il Mar Caspio. Questa sarà l'immagine delle mie opere. È una risposta molto maliziosa quella che Plutarco presta ad Alessandro Magno, perché proprio maliziosamente nella risposta di Alessandro Magno, riportata da Plutarco, il Monte Athos diventa riferimento a Serse, cioè l'antagonista per eccellenza dell'Occidente, no? Il sovrano dei persiani, no? La Persia è sempre stata per i greci il nemico ideologico per eccellenza. Cosa fece Serse? Tagliò il Monte Athos con un canale, ma andò incontro al fallimento militare. Allora, pertanto, qui ricordate, vi parlavo di opposizione, si delinea un'opposizione tra una concezione greca occidentale del potere, che rifugge l'arroganza e il dominio spaziale e morfologico sulla natura, che tale arroganza comporta, è una concezione invece persiana, orientalista, diciamo, che fallisce proprio perché non comprende i limiti del suo dominio. Allora, interpretata storicamente e antropologicamente, questa dialettica sarebbe però il risultato di una semiotica della cultura orientalista, non difficile da confutare. Allora, nell'ultima parte di questa presentazione, parleremo proprio di questa proiezione orientalista, cioè del modo in cui
Molte fonti occidentali proiettano verso un Oriente lontano l'idea di un gigantismo nella rappresentazione del volto, del corpo, ma anche del potere. Nell'ultima parte di questa lezione, che vi proporrò domani, vedremo come attraverso la storia della risposta di Alessandro Magno si configura un'altra opposizione al gigantismo orientale, che non è quello del rimpicciolimento del volto. L'Occidente, attraverso Alessandro Magno e le sue fonti, non sceglie di rimpicciolire il volto, sceglie invece di rappresentare un volto proporzionato. Allora, c'è qualcuno che credo stia scrivendo nella chat. Vediamo. Massimo, ti sei silenziato? Scrive, grazie Cristina. Come non ricordare, scrive Emiliano Sgroi, una delle rappresentazioni occidentali moderne più coerenti con il discorso del volto scolpito sulla montagna, i presidenti USA sul Monte Rushmore. Forse c'è un legame col discorso fatto oggi, il progetto inizialmente prevede scolpire gli interi busti dei presidenti. La ringrazio molto, dottor Sgroi, perché in effetti domani partiremo proprio da qui, però vi faccio un'anticipazione. Vi faccio vedere questa vignetta che fu pubblicata nel 1934 dal Washington Herald. Rappresenta Gutzon Borglum, che fu lo scultore del Mount Rushmore. E in questa vignetta, lo scultore del Mount Rushmore dice: Gutzon Borglum, who has been in Washington perfecting plans for the Mount Rushmore Committee, says of the memorial, Alexander the Great wanted to convert the Olympian mountains into sculpture. Michelangelo wished to carve colossal figures on Carrara mountains. America alone is achieving in a national memorial the dreams of this great man. Quindi c'è sicuramente c'è un legame storico, ma anche ideologico, tra il progetto di Dinocrate, il progetto di Michelangelo, tutta questa tradizione che abbiamo visto, e Mount Rushmore, e lo esploreremo domani. Per il momento facciamo una piccola pausa di 5 minuti, e dopodiché saluteremo i nostri relatori di oggi, che ci porteranno verso altre direzioni, ma direzioni sempre collegate con questa idea di esplorare appunto le ideologie del volto attraverso diverse discipline, non soltanto la semiotica, non soltanto la filosofia, ma anche le scienze cognitive. Dunque, 5 minuti di pausa, riprendiamo, vi propongo alle 9. Saluto nel frattempo anche la collega Chiara Cappelletto che ci ha raggiunto. E alle 9, dunque, ricominciamo con un'introduzione delle coorganizzatrici del seminario, professoressa Cristina Voto, la professoressa Elsa Soro, e dunque con diciamo, un nuovo apporto alla nostra riflessione. Per il momento vi ringrazio e vi do dunque appuntamento tra 5 minuti esatti, alle 9. Buondì, ben ritrovata. Muto. Temo che sia sul muto, professoressa. Mutato da solo, scusate. Adesso sì. Buongiorno. Buongiorno Buongiorno. Chiara, buongiorno Marco, benvenuti, benvenuti. Buongiorno a voi. Mi spiace la falsa partenza, ma era prevista. Assolutamente, assolutamente no, tutto a posto. Faremo, se vuoi Marco, vuoi iniziare tu dalle 9 alle, e poi diamo la parola alla professoressa? Va bene quest'ordine? Sì, se vi piace questa violazione del codice cavalleresco Sì, un mi va po' benissimo. ma Abbiamo fatto noi siamo contro il codice cavalleresco.
Marco. No, più che altro, professoressa Cappelletto, lei vuole presentare qualcosa, un No, PowerPoint, un io ho materiale da un breve condividere? Perfetto. video da purtroppo da YouTube perché non è un materiale che sia disponibile diversamente, però penso sia sufficiente condividere lo schermo con questa fantastica funzione che Esatto, vuole fare una prova nel frattempo? Usiamo questi 5 minuti. Sì, voglio fare una prova, quindi il tuo intero schermo, però sta ancora caricando. Marco, tu invece sì hai il PowerPoint, giusto, che ci hai mandato ieri? Ma io mi sono inserita nella fine di una vostra riunione, se ho ben capito. La Ah, no, era una lezione. No, no, è assolutamente libera. Ah, ecco, no, perché mi sono Sì, sentita come quella che spia dal camuccio. libero e gratuito. No, Perché no. Anzi, ci ha fatto piacere vederla io non l'ho ancora capito apparire. esattamente come è incastonato questo corso, che è composito, lo sapete voi? Noi lo sappiamo, noi l'abbiamo capito alla fine. Quindi praticamente questo. Sì, Sì, sa cosa però, vediamo. professoressa Cappelletto, perché immagino che lei voglia che noi sentiamo anche l'audio, quindi Sì, esiste l'audio non un'opzione? c'è, però sì. Ah, non c'è l'audio? No, qua c'è solo un brusio. Ok, in nessuno dei video, perché No, no. ah, ok, perfetto, perché La altrimenti ci sarebbe da cliccare una macchina cosina. con un gatto. Vedete Sì, una sì. scimmia con un Sì, gatto? vediamo un gatto, sì. Sì, La parte della scimmia, poi forse ce la spiega. Non so se vedevo una scimmia, però lascio la suspense. Sì, va bene. Se lei vuole che solo. Cioè, se il punto è solo il visivo, va bene così, altrimenti ci sarebbe da fare un piccolo accorgimento No, no, tecnico. tutto muto e poi ho da mostrarvi diciamo così, una pagina di un sito e delle immagini e delle Perfetto. cose, quindi non c'è nessuna. Invece voglio interrompere la condivisione, quindi non ci siamo. Perfetto, bene. Tutto a Una posto. cosa volevo capire meglio, perché io ero rimasta, cioè ho due informazioni che non riesco a mettere insieme. Una mi dice che devo parlare un'ora, l'altra mi dice che ci saranno domande. Le due cose non vanno insieme. Allora, cerco di stare un po' più stretto. Ok. Sì, Sì, per così. quello sì, vai, Cri. Ok, no, perché immagino che magari anche lei stessa, no, interessi un'istanza di dialogo, quindi sì, magari esatto. Più che non sentire me stessa ripetere queste cose, quindi dal mio punto di vista più discussione c'è, sperando che quello che dico la animi, più sono contenta. E Certo. tra l'altro ovviamente posso essere, anzi ditelo voi se credete, interrotta durante, non ho alcuna difficoltà a venire. Fate voi come preferite, ma voglio dire, non è che necessariamente le domande debbano essermi fatte alla fine, sono queste. Va Come bene, grazie. trovate meglio? Effettivamente è una modalità che già abbiamo piuttosto avviato nel seminario, quella di lasciare le domande alla fine, quindi la manterrai, no? Giusto per non sconvolgere troppo il nostro formato. Quindi nulla, fra un minutino iniziamo. Anche per quello che facciamo prima, parlare il nostro collega Marco, poi le diamo più protagonista. Alla fine era. Alla fine non abbiamo, Marco anzi, se n'era andato, non lo so. però in realtà è un modo per darle protagonista più a lei. No, vabbè, ma insomma io. Ma mi metto in un imbarazzo, dica qualcosa. No, no, no. Ecco, buongiorno a tutti, bentrovati, ben ritornati. Allora, proseguiamo in maniera molto ricca oggi perché avremo naturalmente le due coorganizzatrici, professoressa Elsa Sorro e Cristina Voto, la professoressa Chiara Cappelletto che ci visita oggi e che ringraziamo moltissimo della sua disponibilità, siamo veramente molto onorati, deliziati di questo suo contributo. E poi il dottor Marco Viola che ha, diciamo, coorganizzato in particolare questo evento. Facciamo le congratulazioni anche al dottor Viola perché ieri ha pubblicato un articolo importante in una rivista del gruppo Nature, quindi non capita tutti i giorni di avere questo tipo di successo, diciamo, nella propria carriera accademica, uno studio di cui forse farà menzione anche oggi. Lascio la parola, credo, al dottor Viola, poi eventualmente anche alla professoressa Soro Voto e poi naturalmente alla nostra ospite d'eccezione di oggi. Io mi taccio.
Perfetto, Marco, ti lasciamo la parola, ma io appunto la presentazione, l'annuncio dell'ultimo successo l'ha già fatto il professor Leone, quindi insomma nulla, solo dire che siamo veramente contente di averti con noi assieme alla professoressa Cappelletto dell'Università di Milano e iniziamo con te, Marco, tu sei un nostro collega assegnista di FACES. Sei dottore di ricerca in scienze cognitive e filosofia della mente, ovviamente il tuo approccio ci ha aiutato tantissimo nell'interno della nostra ricerca semiotica, ma anche diciamo estetica sul volto, ci hai spiegato tante cose su questo dispositivo da un punto di vista assolutamente complementare al nostro e appunto come tu stesso mostri ci parlerai di facce maschere. E dando l'opportunità ai nostri studenti e dottorandi di integrare un punto di vista più familiare con quello che ci porti tu. Quindi, insomma, ti lasciamo la parola. Voilà. E allora io vi ringrazio moltissimo per questa introduzione cortese. Svelerò poi il trucco di questa super pubblicazione di cui ho avuto il merito solo di approfittarmi di collaboratori e sponsor molto in gamba e vi racconterò più che di quella pubblicazione che cosa mi ha portato, qual è la linea di pensiero a cui ho cercato di dare una specie di che mi ha portato fino a lì. Mi sentite, vero? Sì, forte e chiaro. Allora, come diceva il professor Leone, stamattina i filosofi, se i semiotici devono seguire i testi, i filosofi seguono i propri pensieri. E devo dire che ci ho cogitato un po' su e è una bella definizione, mi piace abbastanza. Io sono in realtà un filosofo della scienza, quindi non seguo solo i miei pensieri, ma quelli degli scienziati. In che viaggio? Nel viaggio che porterà, l'ho qui voluto stilizzare con questa slide, con la mia capacità di disegno da bambino delle elementari, dalla faccia, che definirò brevemente, descriverò che cos'è da una prospettiva filosofica informata dalle scienze cognitive, alla maschera, che cercherò di definire in un equilibrio precario tra quella che è la concezione del senso comune, che trovi sui vocabolari, quella che è la concezione che può avere la semiotica o l'antropologia o altre scienze sociali e una concezione filosofica che cerca di valorizzarne un po' lo statuto di artefatto, di oggetto materiale, per fare, come dire, alcuni esercizi concettuali che trovo fecondi. E poi, come dire, questo armamentario mi aiuterà non a risolvere, perché penso che sia una cosa che meriterebbe riflessioni più approfondite, più divertenti, ma almeno a inquadrare una serie di domande da lasciarvi, così, lasciarvi macinare in testa sul tipo di oggetto che è la mascherina sanitaria, su cui ho riflettuto molto, pensavo di aver capito un po' tutto, poi un giorno ho letto, scoperto quasi per caso le riflessioni della professoressa Cappelletto e ho capito che avevo capito solo un pezzo piccino di quello che c'era da capire, ma meglio così, così non ci annoiamo. Allora, molto brevemente, mi sembrava utile, visto che il mio approccio non è o non era un approccio semiotico, poi, come dire, pian piano qualcosa sto imparando persino io, nonostante tutto, grazie al fatto che ho buone frequentazioni. Il mio approccio è, mi piace descrivermi un po' tra il serio e il faceto come un filosofo delle neuroscienze che significa più o meno questo: se gli scienziati studiano il cervello, io studio loro che studiano il cervello, o in un'ottica meno ambiziosa, ecco, io mi concepisco un po' come quei vecchietti che guardano i cantieri, mi perdonerete per questo stereotipo che impugno in modo ovviamente scherzoso, e guardando il cantiere gli può capitare non solo di osservare, di descrivere quello che vedono, ma anche quando si sentono particolarmente baldanzosi di dire, beh, questo che state facendo lo dovreste fare così o cos'ha, e di andare a rompere le scatole, a tirare la giacchetta agli scienziati. Questa è, diciamo, uno degli aspetti forse più divertenti della filosofia della scienza, in cui si rischia di dire sciocchezze, ma alle volte, quando si trovano degli scienziati abbastanza compassionevoli, succede come in questo caso, questa è una notizia che il comune di Pisa, ma anche altri comuni, per fare annoiare un po' meno sti vecchietti che guardavano i cantieri, li ha assunti come consulenti, li ha fatto guidare i trattori, li ha fatti FACES. E io, grazie agli stimoli del progetto FACES, e devo dire,
poi renderò un po' più espliciti, ho avuto l'occasione di, ho avuto uno sprone di ingaggiare alcuni scienziati cognitivi per mettere alla prova alcune intuizioni che sono, potrei dire che sono germogliate in un terreno semiotico e che abbiamo trasferito in laboratorio, in quello che mi sembra un esempio felice di interdisciplinarità. Basta parlare di me, che è già troppo, parliamo della faccia, da quello che faccio a quello che fa la faccia. Ora, queste figure strambe sono le figure che sono state mostrate in un esperimento recente a dei bambini appena nati, da 1 a 4 giorni dalla nascita, già appena nati, già gli rompono le scatole gli esponevano questi tre tipi di stimoli visivi. Il primo, come vedrete, a differenza degli altri, richiama, anche se solo vagamente, il tipo di figura, ok, che è poi tipica delle facce umane, e hanno mostrato che i bambini sistematicamente prestavano più attenzione, erano fissi in modo più prolungato, su questo tipo di figura. E io, quando ho scoperto questo studio, ho pensato, wow, quindi è proprio una roba antica la nostra preferenza per le facce, siamo proprio natural born face observers. Poi ho scoperto che la cosa è ancora più profonda, perché non mi chiedete come, non ho capito i dettagli di questa tecnologia, ma tramite un complesso sistema di ultrasuoni hanno proiettato, ok, questi pattern che sembrano in maniera molto molto astratta una faccia, e tra i due pattern, quello che il pattern A e il pattern B che vedete, C che vedete nelle slide, i feti al terzo trimestre, scusate se c'è un errore, preferiscono il pattern che sembra una faccia, cioè passano più tempo a osservarlo, che può essere interpretato alla luce di altre evidenze come diamine, non solo alla nascita, prima della nascita saremmo già predisposti. Questa è una cosa che io racconto col timore sempre che gli anti-abortisti, quelli pazzi, scoprano questa cosa e ne facciano una battaglia, ma terzo trimestre, ok? Però c'è una notizia che mi ha sconvolto ancora di più, che ho scoperto per caso qualche mese fa, verso ottobre, e cioè che questo povero ragazzo che sognava di diventare un addestratore di orsi in Russia, entrando nella gabbia dell'orso con una mascherina sanitaria, come tutti quanti avevamo in quel periodo, non è stato riconosciuto dall'orso e l'orso l'ha ucciso. Mentre lui era solito entrare senza mascherina, l'orso lo riconosceva, c'era un bel rapporto, quel giorno è entrato senza togliersi la mascherina e questo gli è costato la vita. Questo non ditelo ai No Mask, di nuovo, perché è un attimo che si costruisse un argomento capzioso, ma mi ha stupito perché non avevo colto quanto la faccia fosse importante, fosse un organo della comunicazione importante non solo per la nostra specie, ma anche per molte altre specie di mammiferi e non solo. Qui vi ho buttato lì solo qualche immagine trafugata da articoli scientifici. La prima è un'immagine di comunicazioni facciali tra primati, credo che siano macachi rhesus. E sotto invece accenno a questo esperimento meraviglioso in cui hanno studiato se i corvi di, sapete che sono tra le specie di uccelli più intelligenti, hanno memoria delle facce. Quindi cosa è successo? Che gli sperimentatori sono andati a catturarli con queste reti, creandogli quindi un trauma, un evento spiacevole, e hanno verificato se catturandoli con o senza maschere, quando i corvi avessero rivisto la stessa faccia di chi li catturava, oppure la stessa maschera di chi li catturava, maschera che è stata anche scambiata da uno sperimentatore all'altro per assicurarsi che il punto fosse la proprietà visuale, non che il solo odore o qualche altra proprietà, ecco, hanno visto che i corvi hanno memoria di chi è che li cattura e si spaventano e scappano. E quindi la faccia è a livello, come dire, è qualche cosa di importante nella comunicazione in modo molto antico. Ma fatemi ripercorrere così a balzelloni la sua storia evolutiva. Nel 1929 questo William Gregory scrive un libro che si chiama Our Face from Fish to Man e lancia l'idea che le facce siano, diciamo, un organo, una proprietà diffusa in tutto il regno animale. Che cosa intende qui per faccia? Questo è invece un pesce che è stato scoperto nel 2013 in Cina, un reperto fossile di un pesce che si pensa essere il più antico organismo ad aver sviluppato una faccia,
nel senso minimale di una configurazione a T di organi con due occhi sopra e una bocca sotto che svolgono delle funzioni vitali importanti. Facciamo un balzo avanti di più di quasi 100 anni dal libro di Gregory. In questo bel libro che ha ispirato il progetto Facet, Adam Wilkins ripercorre le storie evolutive della faccia umana e dice che all'inizio la faccia si forma, e già nei pesci, ma poi si va affinando, come il sensory headquarter, ok? La faccia contiene, è una collezione, più che essere in sé un organo, è un luogo dove si concentrano gli occhi, le orecchie sono poco lontane, il naso per l'olfatto e la bocca per il gusto sono concentrate sulla faccia, e anche se lui non menziona il tocco, in realtà la pelle, l'organo del tocco, è distribuito su tutto il corpo, anche sulla faccia. E ben vedere, sulla faccia c'è una granularità percettiva, una accuratezza nella percezione tattile sulla faccia che è maggiore per certi tipi di stimoli, persino a quella che abbiamo sui polpastrelli. Quindi la faccia sicuramente si merita l'epiteto di sensory headquarter, ma secondo me Wilkins non preme abbastanza sul fatto che non solo è il sensory headquarter, ma anche, come dire, è la dogana che regola gli scambi vitali tra il nostro corpo e l'esterno. Forse non è l'unica, ma è la principale sicuramente, perché dall'aria e il cibo, l'acqua, senza cui, come dire, non ci sarebbe nessun corpo, entrano sempre da bocca e naso, che sono canali posti sulla faccia. Tutto questo però riflette, diciamo, una prima fase della storia evolutiva della faccia, e poi succede qualcosa di interessante. Succede quella che i biologi e i dilettanti di biologia, di discipline limitrofe, come la filosofia della scienza, chiamano exaptation. Cos'è un exaptation? Per capirlo, diciamo prima brevemente cos'è un adaptation, un adattamento. Tipicamente, da Darwin in poi, crediamo che uno dei motori di spiegazione più fecondo in biologia sia pensare che una specie, per via di mutazioni abbastanza casuali, sviluppa, a un certo punto alcuni individui di questa specie sviluppano un tratto. Per esempio, immaginiamo che gli antichi antenati degli elefanti, a un certo punto, non avessero le zanne e fossero quindi soggetti ad attacchi di predatori. A un certo punto alcuni di questi elefanti, elefanti sviluppano delle zanne. Questo è un esempio di fantabiologia, non sto riferendomi a una storia evolutiva reale, però immaginiamo che sviluppino delle zanne. Ecco, quegli esemplari che per mutazioni casuali sviluppano le zanne tenderanno a difendersi meglio dai predatori. Un qualsiasi vantaggio nella sopravvivenza o nella riproduzione di un qualche sottogruppo di una specie produrrà quindi un vantaggio selettivo data una certa nicchia ecologica. Ci tengo a questa relativizzazione che spiega perché ho usato questa storia, perché oggigiorno, quando ci sono gli esseri umani e in particolare i bracconieri, gli elefanti, e questa non è fantabiologia, gli elefanti che sono avvantaggiati sono quelli che non hanno le zanne, perché se hai le zanne sei oggetto delle mire dei bracconieri e quindi è difficile sopravvivere. E vedete come le nicchie ecologiche possono, col variare di altre condizioni, ribaltare la storia. Ma torniamo a noi. Questo, come dire, un tratto, la selezione naturale che agisce su un tratto perché aumenta la fitness, è l'adattamento. L'esattamento, o preadattamento, chiamiamolo con l'inglese exaptation, è invece un meccanismo un po' diverso, che prende un tratto preesistente che aveva altre funzioni o nessuna funzione e, come dire, si approfitta del fatto che casualmente possa svolgere qualche funzione. E talvolta questi esattamenti diventano, quando questa funzione diventa molto vantaggiosa, diventano adattamenti secondari, si chiama. L'esempio classico che si cita in questo caso sono le piume degli uccelli, che alla fine consentiranno il volo. Le piume non emergono all'inizio perché offrono un vantaggio di volare, non subito. Le prime protopiume servono alla termoregolazione, aumentano la superficie con cui l'uccello può, o i suoi antenati, i dinosauri, possono
scambiare calore, ok? Dopodiché, visto che questi organismi si trovavano ad avere questi organi di fatti così, hanno cominciato a poter volare. Questa è spiegata molto peggio di come potrebbe spiegarlo un biologo, un filosofo della biologia, ma ci serve per portare a casa un take home message, che è: l'evoluzione fa molto bricolage, riutilizza, ok? Riutilizza un motore dell'evoluzione. Ora, Darwin è famoso, oltre che per aver scritto L'origine delle specie, perché 15 anni dopo, da quel libro, scrisse L'espressione delle emozioni dell'uomo e degli altri animali. Di contro a quel signore che vedete sulla sinistra, Charles Bell, che aveva una tesi creazionista sull'espressione delle emozioni, disse: su via, io le faccio le autopsie, faccio anche dei disegni molto belli, fidatevi di me, questa muscolatura della faccia umana è così ricca, così dettagliata, se comparata ad altre specie, che non può che essere un dono di Dio finalizzato all'esprimere le emozioni, ok? Qui il rapporto struttura-funzione non deve, nella sua prospettiva, vivere le vicissitudini e le casualità dell'evoluzione, è diretto, c'è un ingegnere divino che vuole che esprimiamo le emozioni e ci dà. Darwin dice no, perché se fosse vera questa cosa, salterebbe tutto il suo tentativo di ricondurre gli umani in un reame biologico di continuità con gli altri animali. E quindi spiega l'espressione delle emozioni negli animali facendo appello a degli ur comportamenti che queste emozioni, come dire, che in specie, nelle specie antenate, questi comportamenti che avevano senso per incoerenza con l'emozione. Un esempio vale più di mille parole: il principio dell'abitudine associata a un'utilità ci serve per spiegare che quando noi ci arrabbiamo e magari digrigniamo i denti, in realtà a noi questo tipo di espressione, al di là del suo, come dire, effetto comunicativo, non serve perché davvero vogliamo mordere qualcuno. Quando vogliamo prendere a pugni qualcuno, tendiamo a volerlo al massimo, appunto, prendere a pugni. Se vogliamo fare male a qualcuno, non so, gli spariamo, utilizziamo degli oggetti, altre parti del corpo, non usiamo il morso, ok? Auspicabilmente non lo meniamo nemmeno, essendo persone civili. Però, invece, nei cani, che hanno una certa parentela filogenetica con noi, lo digrignare i denti prelude a un'aggressione. E poi è diventato, pian piano, per acceptation, un simbolo di aggressione che risolve i conflitti ancora prima. Ma facciamo un esempio più chiaro che ho preparato qui. Gli eredi di Darwin, che studiano oggi l'espressione delle emozioni, direbbero che, racconterebbero, sottoscriverebbero una storiella di questo tipo. C'è una ragazza, un'esperta di funghi, che passeggia nel bosco e, con un volto neutrale, vede questo fungo e dice: cavolo, no, questo fungo, io lo so, è un fungo velenoso. E automaticamente questa consapevolezza, o magari la memoria di aver visto qualcuno che lo mangia e sta male, le fa, come dire, le suscita un'espressione di disgusto, che nella letteratura psicologica è associata a quest'atto di arricciare le labbra, chiudere le narici e gli occhi, sostanzialmente sbarrare tutte le dogane, ok, che fanno da interfaccia tra le funzioni biologiche del nostro corpo e l'esterno, ok? Qui parliamo di nuovo solo per ora di faccia come collezione di organi di senso e di organi vitali, ok? E della funzione egocentrica della faccia, rivolta a me, alla mia sopravvivenza. Ma c'è una funzione che emerge per exaptation di allocentrica, dove la faccia diventa un organo della comunicazione. Immaginiamo che una seconda ragazza, che non ha la stessa esperienza di funghi, va con l'amica di prima e vede questo fungo e dice: ma che bello, sembra quelli che quando giocavo a Super Mario mangiava e diventava tanto grande e vigoroso, momo magno. Quando osserva questo fungo, lei non avrebbe le informazioni necessarie, ma vedendo la prima amica, rinomata micologa, fare questa espressione disgustata, capisce che non è il caso, o forse nemmeno capisce, ma si lascia permeare da un qualche meccanismo di rispecchiamento, chiamalo neuroni specchio, chiamalo emotional contagion, non importa quale sia la teoria che sottoscriviamo, ma è vero che tendiamo a venire in un certo senso assoggettati, contagiati da un'espressione emotiva di qualcuno, soprattutto se lo percepiamo come parte del nostro gruppo sociale. Questa è quella funzione allocentrica di movimenti facciali che servono per
per trasmettere un qualche messaggio, in questo caso un suggerimento di condotta nei confronti del fungo. Ci sono poi altri elementi di exaptation che, come dire, cose evolute per la faccia o per gli organi che la compongono, sarebbe più propriamente detto, servivano verosimilmente ad altre funzioni, sono però poi tornate utili, hanno creato, come dire, delle premesse favorevoli perché la faccia diventasse un organo biologico. Ne dico una su tutte: rispetto agli uccelli, che hanno un campo visivo con gli occhi, uno da un lato, l'altro dall'altro, che permette di monitorare quasi 360 gradi, però con il problema che non hanno quasi mai sovrapposizione, quindi hanno una visione, hanno uno svantaggio della visione tridimensionale rispetto a noi. Noi abbiamo appunto un campo visivo molto più ridotto, se vedete qui in alto a destra, ma abbiamo il vantaggio di avere dati da entrambi gli occhi che permettono di calcolare molto meglio la percezione tridimensionale. Abbiamo una corteccia visiva più ampia che ci permette di estrarre molte informazioni dalla scena visiva. Verosimilmente questa è evoluta, è stata scelta all'inizio dall'evoluzione, è stata premiata con un maggior tasso di sopravvivenza e riproduzione, perché ci aiutava a pigliare le bacche migliori, a distinguere anche a grana fine cibi tossici e no, però come dire, questo ha reso disponibile una risorsa che poteva essere riciclata anche per valutare movimenti anche sottili del volto, anche perché noterete, comparando il volto, il mio volto non vale tanto bene per questo, perché sono pieno di barba un po' sfatta da pandemia, ma il volto di una persona che si rade, è il motivo credo per cui si radono gli attori. Quando facevo teatro, il mio regista mi diceva: via tutta sta barba prima di salire in scena, deve essere pulito, perché questo permette di vedere meglio i movimenti del volto. I bonobo non hanno una comunicazione facciale così sviluppata come la nostra, anche perché hanno un piccolo ostacolo. E infine la sclera bianca è un attention grabber, ok? La sclera bianca crea contrasto, tu puoi vedere meglio dove sta guardando l'occhio di una persona rispetto all'occhio di un macaco, è più immediato, perché questa sclera bianca rende più visibile. Alla fine di questo lungo viaggio, questo è il punto d'arrivo, il volto diventa, questa è come dire un'opinione comune degli psicologi, ma penso anche abbastanza in accordo col senso comune, il volto diventa un organo della comunicazione che può veicolare diverse informazioni, quelle che chiameremo in modo molto, come dire, teoricamente scarico, informazioni sociali. Cioè io, vedendo il volto di una persona, posso percepire o inferire, e contiene già tutti i dibattiti cruciali che si possono fare, possono partire da qui, sono molto interessanti. Percepire o inferire l'età di una persona, il suo genere, posso davvero percepire o semplicemente questo si allea con i miei pregiudizi, ma chi lo sa, il fatto che una persona sia in salute oppure no. Posso fare un sacco di scommesse a partire dal volto di qualcuno, e anzi la psicologia sociale ci dice che non è che posso farle, è che quando vedo un volto, questa visione triggera i miei pregiudizi, li elicita in una maniera difficile da rimuovere, e le prime impressioni hanno un effetto potente anche quando sono totalmente campate per aria. Quando gli psicologi le studiano, ovviamente non studiano la affidabilità dei volti pensando che questa rifletta la affidabilità intrinseca dell'anima, come magari facevano i fisiognomisti del XVIII secolo, ma se non sono dei cattivi psicologi, studiano l'impressione di affidabilità. Questo tornerà utile per quanto dirò fra poco. Va bene, ok, fino a qui per il volto, ma a noi interessano le maschere. Ci interessano le maschere che sono, diciamo, un'espressione, un artefatto, un'espressione della cultura materiale dell'umanità. Penso da, non sono un esperto storico delle maschere, ma insomma abbiamo l'impressione che siano uno degli artefatti che più a lungo ha accompagnato in modo più significativo la nostra specie. Fatemi fare il filosofo che, come da filosofo, ama fare grossi schemi, tassonomie e piazzare le cose. Almeno da Aristotele noi tendiamo a distinguere tra oggetti naturali e oggetti artificiali. E già qui si potrebbe litigare. Se siete appassionati di litigi filosofici, ditemi se l'anguria senza semi è un oggetto naturale o artificiale. Ma è già meno ovvio. Ma allora forse anche la banana così come la mangiamo e i barboncini sono un oggetto artificiale?
teniamo questa zona grigia e non occupiamocene. Tra gli oggetti artificiali, una buona parte di questi oggetti sono gli artefatti, cioè oggetti che sono creati intenzionalmente per uno scopo. Notate bene, io ho messo qui una bella foto di una discarica per occupare quello spazio di oggetti artificiali non creati intenzionalmente, perché mi sembra interessante e utile riflettere sul fatto che non tutto quello che crea l'uomo è creato con uno scopo. Ci sono molti scarti in una creazione, ok? Nelle sculture, quando una scultura produce, estrae del marmo, una statua dal marmo, c'è per terra una serie di residui, okay? Che sono anch'essi prodotti dall'uomo, ma non intenzionalmente. Dico queste cose perché se ci fosse il professor Bruno Surace, sono certo che andrebbe in brodo di giuggiole all'ipotesi di una semiotica degli scarti. Ma noi concentriamoci sugli artefatti, perché le maschere, per come le voglio definire, sono un particolare tipo di artefatto. L'artefatto, l'ho detto, è un oggetto creato intenzionalmente per svolgere una funzione. Così, ho fatto una roba... Ho fatto questa citazione delle lance per dire in maniera un po' stilizzata e rocambolesca, se volete, che sono una roba, che sono qualcosa che accompagna gli esseri umani dal paleolitico, in un certo senso. Creare intenzionalmente significa modificare un oggetto naturale o artificiale preesistente per conferire a questo oggetto delle proprietà che lo renda particolarmente adatto a svolgere una funzione che ci interessa che svolga, ok? Quindi questo uomo sapiens degli albori prendeva una lancia e la rendeva più affilata perché voleva andare a caccia, uccidere, difendersi o uccidere le prede. Ma c'è una parte che spesso negletta, che invece mi diverte portare a galla, e che è: quando tu crei un artefatto devi stare, non, è solo metà del lavoro è conferire le proprietà che rendono efficace in un qualcosa. L'altra metà almeno del lavoro per un designer è di evitare degli effetti sgraditi nell'artefatto. Ora non so se sono troppo vecchio per la maggior parte di voi studenti che magari non ha visto questa serie di cartoni dei Looney Tunes, ma questo povero Willy il Coyote cercava di andare anche lui, come questi uomini primitivi, a caccia di questo Roadrunner, una specie di piccolo struzzo che non prendeva mai, ed era molto ingegnoso, alla fine ti stava simpatico, usava ogni tipo di artefatti. Ecco, in questo caso prendeva questo grosso masso, era un sasso dove liofilizzato, lui aggiungeva acqua, e questo grosso masso sarebbe stato perfetto per uccidere la sua preda, ma c'è un problema, che non è maneggiabile, ok? E quindi questo è stato un artefatto costruito bene solo a metà. Esempio forse un po' forzato, un po' barocco, ma magari mi aiutate a trovarne di meglio. Importante, noi abbiamo dato questa definizione, ma poi, come sempre, il mondo è più complesso e trova sempre velocemente obiezioni ai filosofi. Quindi, per esempio, è vero che gli artefatti hanno una funzione, se riesci a definirla in modo molto astratto, ma un coltello, qual è la sua funzione? Ci puoi pelare le patate con un po' di fatica, ci puoi fare la barba, se sei un pirata sulle navi del XVII secolo, facevi la barba con un coltello probabilmente, puoi uccidere qualcuno in un romanzo giallo con un coltello, e quindi c'è un rapporto uno a molti tra artefatto e funzione, alcuni artefatti nascono già multifunzione, un mio collega che ha visto che si è collegato dice che il coltellino svizzero è l'esempio massimo di artefatto di questo tipo, secondo me il coltellino svizzero è meglio concepito come più artefatti, ma queste sono quisquiglie da filosofi che non ci interessano. Ci sono però anche il rapporto inverso, cioè non è solo uno a molti, è molti a molti. Ci sono oggetti diversi che competono per svolgere più o meno bene le stesse funzioni di artefatti, ok? A cosa ci serve sapere tutta questa cosa per parlare delle maschere? Lo vediamo tra un attimo. Prima fatevi mostrare questo video che riporta il vecchio concetto di esattamenti, con le dovute modifiche, alla natura di artefatto. Non serve l'audio, ma guardate, bellissima questa scenetta. Ecco. Se tu non hai in effetti la cultura necessaria, potrebbe essere che un artefatto come un iPad venga interpretato come un comodissimo tagliere. E in effetti questo signore ha effettuato un esattamento di un artefatto nato con uno scopo
facendogli fare un altro scopo. Ecco, alle volte, questo non è proprio l'esempio che va nella nostra direzione, ma è molto forte, ma ci sono delle volte in cui un artefatto nato con uno scopo si scopre essere molto più efficace per un secondo scopo, ok? E quindi pian piano la sua storia non di riproduzione, come nel caso della biologia, ma di produzione, perché così funziona la storia della tecnologia, nelle successive evoluzioni questo artefatto viene, come dire, la funzione propria di questo artefatto slitta dalla primaria alla secondaria, finché la secondaria non diventa lei quella che fa da padrone. Fa di nuovo, come da filosofo spesso trovo più efficaci gli esempi, e un esempio di questo è il Viagra, prodotto dalla Pfizer prima che si desse i vaccini. Non nasce come una medicinale per combattere la disfunzione erettile. Anzi, in realtà la disfunzione erettile forse nasce dopo che c'è il Viagra, ed è una malattia un po' inventata ad arte dal reparto marketing di Pfizer, ma nasce come per combattere l'angina pectoris, i problemi di cuore. Solo che non funziona un granché bene per farlo, e però ha questo effetto collaterale che all'epoca era percepito come effetto collaterale di avere questo momentaneo priapismo. E allora la Pfizer, che era sveglia, ha detto: sai che c'è? Noi facciamo questo salto di funzione e adesso lo commercializziamo con un'altra funzione, lo produciamo per massimizzare questi altri effetti, eccetera, eccetera. E quindi cambia forse anche la natura stessa dell'artefatto. Veniamo alla maschera, che è l'artefatto che ci interessa discutere, perché non ci interessa discutere del Viagra, se non in funzione di quello che ci può insegnare sulle maschere, ma della maschera. Come vi anticipavo, volevo creare uno scheletro di definizione della maschera che permettesse di triangolare tra quello che ne pensano e ne dicono un sacco di cose interessanti, storici della cultura, antropologi e semiotici, quello che dice il vocabolario quando andate a cercare maschera, quello che si può dire con un po' di queste acrobazie concettuali da filosofi della cultura materiale. Definisco maschera come ogni artefatto che eserciti una funzione inerente alla faccia, ci arriviamo a spiegare cosa intendo, coprendola, ok, in modo reversibile. Vi spiego subito queste seconde due qualificazioni. La condizione di copertura serve perché, tutto sommato, i mascheroni dell'Isola di Pasqua potrebbero essere chiamati appunto ogni tanto maschere. Ci sono degli oggetti di lunghe maschere rituali utilizzate in alcune tribù africane, studiate da alcuni antropologi, che sono chiamate maschere, ma non possono essere indossate per come sono fatte. Ecco, per me, in questa definizione, tengo fuori quegli oggetti perché non coprono il volto. Allo stesso modo ci sono molti artefatti facciali, le emoticons online sono artefatti facciali, ma non coprono la faccia, non le consideriamo maschere. E poi una maschera deve essere indossata in modo reversibile, quindi i tatuaggi non sono una maschera, anche se poi è difficile trovare un punto di demarcazione, i confini filosofici si raccontano essere come mura ben delineate, ma invece spesso sono dei bagnasciuga che, a seconda di come guardi e di come va la marea degli esempi, possono essere un po' più in qua, un po' più in là. Ammettiamolo, riconosciamolo, i tatuaggi delle nene non sono maschere? Beh sì, forse sono maschere, non importa, ci interessa definire un territorio più o meno noto, e poi possiamo litigare sugli esempi border. Di nuovo, una piccola altra definizione negativa: quando gli antropologi o i semiotici parlano di maschere, quello che interessa a loro è soprattutto ciò che va a interagire con la faccia intesa come organo della comunicazione, no? Ricapitolando, ho definito la faccia come un organo, come una collezione di organi sensoriali e biologici, come la dogana delle informazioni sensoriali e delle sostanze necessarie al mantenimento della vita. Ma poi ho accennato a come da questa faccia che era qui veniva comodo all'evoluzione, si dice per dire, evolvere una semioticità, permettetemi di dire, della faccia, un potere comunicativo. Okay? Gli antropologi e i semiotici, non sorprenderà, sono molto concentrati sulle maschere costruite con la finalità di interagire con questa famiglia di funzioni comunicative, ok? Gli interessano le maschere che hanno a che fare con la faccia di questo tipo. E quindi, per esempio, ci
si potrebbe parlare degli antropologi, come mi sembra Grimes, che dice la danza è una maschera, perché è una serie di movimenti che altera il corpo, ma senza andare così lontani, mi piace tirare per la giacchetta due miei colleghi, Gabriele Marino e Remo Gramigna, che hanno definito in un certo senso, in modo più o meno esplicito, come maschere, rispettivamente l'haka, cioè il tipo di danza rituale che fanno gli All Blacks, la nazionale neozelandese di rugby, prima delle partite, che è ispirata a sua volta a una tradizionale danza neozelandese che prevede a un certo punto di fare proprio delle facce brutte ai nemici, per una sorta di grido di guerra ritualizzato, depotenziato, poi non è che li menano, diciamo così, perché è rugby. Oppure Gabriele Marino ci dice che il facepalm, questo gesto qui, trasforma un po' la mano in maschera. La mano, spero di non fare violenza a Gabriele nel definire questa cosa così, la mano diventa uno strumento parafacciale che, come dire, crea significazione nella sua interazione con la faccia. Ok, quindi per questa tradizione antropologica e semiotica la maschera è secondaria, quello che interessa è il mascheramento, è la significazione, l'interferenza con la significazione facciale, e vi diranno non è tanto poi così facile capire se c'è una faccia ground zero e una qualcosa che ci aggiungi sopra, è già sempre forse significativa la faccia, può darsi. A me però interessa tenere dentro tutto questo mondo delle funzioni egocentriche, cioè delle funzioni vitali e sensoriali, perché voglio parlare di maschere, voglio poter rendere conto anche del significato comune di maschere come la maschera antigas, oppure la maschera, questo si chiama balaclava in inglese, ma noi lo chiamiamo passamontagna, no? Il passamontagna nasce come maschera facciale che, peraltro, io ho distinto tra le maschere protettive, termine che mi lascia un po' insoddisfatto, ma insomma, tra le maschere che interagiscono con specifici organi facciali o maschere che svolgono un'azione che sarebbe uguale anche se fosse sul resto del corpo. E questa è il balaclava, la sky mask, è una delle maschere più generiche possibile. Io mi metto i guanti e per la stessa funzione mi metto questo passamontagna per proteggermi dal freddo, che è una cosa che è uguale in tutto il corpo. Ora, questa funzione propria, tuttavia, che è il motivo per cui sono stati inventati i passamontagna, non è forse la più iconica del passamontagna, perché quando pensiamo a un passamontagna, se voi mi vedete con un passamontagna, verosimilmente, a meno che non sappiate che io sono un provetto sciatore, non lo sono, pensate che stia andando a fare una rapina in bagno, in banca, sapete, con la pandemia dove si può andare a fare le rapine. Una rapina in banca che, come dire, in questo caso, che è diventato quasi, in un certo senso, forse l'uso primario del passamontagna, speriamo di no, perché sennò la polizia avrebbe un gran da fare, ma una funzione propria, che è proteggere dal freddo di questo artefatto, è un po' relegata, perché anche in climi caldi i rapinatori usano il passamontagna per proteggere la propria identità. A me interessa, avrete dunque capito perché mi interessa tenere vivo questa parte di funzioni egocentriche della faccia e di maschere che interagiscono con quelle funzioni biologiche e sensoriali. Semplicemente per dire che attenzione, che anche quando una maschera crede di interagire solo con quelle, finirà per avere degli effetti e forse proprio svolge delle funzioni che potrebbero diventare quelle primarie anche in termini comunicativi. Un altro esempio semplice, gli occhiali da sole nascono probabilmente in Groenlandia, come questi snow goggles, sono carinissimi, come un artefatto che serviva agli Inuit a proteggersi dalla rifrazione alla luce riflessa sulla neve, che saprete che è accecante. Bene, quindi è quella che io definisco una maschera protettiva viso specifica, ok? Perché interagisce con una funzione specifica di un organo sul viso. Va benissimo. Dopodiché gli occhiali da sole, in realtà non in modo così efficiente, possono essere utilizzati per giocare a poker. Perché? Perché se gioco a poker con gli occhiali da sole, stando attento che non siano riflettenti come in questo caso, celo le mie emozioni a chi gioca con me e quindi non faccio capire se ho davvero una coppia di assi, American Ace, oppure se ho un 7 e un 6, che voglio dire, cosa ci fai con un 7 e un 6? Una scala, ma in realtà, ci dice Vanessa Brown in questo libro che ho avuto il piacere di sfogliare,
forse l'uso principale che determina la commercializzazione, la progettazione degli occhiali da sole è semplicemente essere cool. Cioè, quando quando sulla faccia di Jude Law in Young Pope vengono calati gli occhiali da sole, noi sappiamo che Sorrentino non glieli cala addosso per dirci: ragazzi, c'è un sacco di sole, Roma è molto calda, è proprio estate. Ce li cala perché il Papa deve essere figo, strafottente e rievocare quella cosa. Insomma, svolge quella che io chiamerei una funzione di aggiunta, ok? Aggiunge un significato in più a quello della faccia. Come vedete, ho creato questo schema per il piacere di farlo a pezzi, vi sarete resi conto. E cosa c'entra la mascherina sanitaria? Siamo in tempo? Sì, siamo in tempo perché siamo arrivati quasi alla fine. La mascherina sanitaria è un oggetto che mi ha intrigato molto, in quanto mi ero messo da qualche mese a studiare il volto in maniera specifica nel progetto del professor Leone. Scoppia la pandemia, che ha significato molti costi, molte poche occasioni di confronto con i colleghi, ma ha anche significato opportunità, che l'occasione fa l'uomo ladro. E la mascherina sanitaria nasce eminentemente come un oggetto protettivo faccia specifico. È un tipo di protezione strana, perché a meno di avere una FFP2 sappiamo che la mascherina non protegge me dal respiro altrui, ma gli altri dal mio respiro, meglio dai droplet che potrebbero essere veicolo del coronavirus o di chissà quali altre patologie. Dopodiché, se voi guardate in giro le persone con la mascherina, vi può capitare questa cosa che ha ben descritto una vignetta di Altan. E, vabbè, questa sembra un po' una scusa, diciamo. Vi sarà capitato alle volte di andare in giro per strada e dire: ma io l'ho già visto quello, quella. Ah, ok, non me ne ero accorto perché aveva la mascherina. La mascherina interferisce con il riconoscimento dell'identità. Noi stabiliamo l'identità delle persone innanzitutto e per lo più per il volto, perché siamo cablati, siamo molto portati, ricordate, fin da bambini, fin dal terzo trimestre, a prestare attenzione ai volti. Diventiamo specialisti nel distinguere le persone per il loro volto, per la specifica posizione reciproca degli elementi caratteristici come naso, zigomi, occhi, bocca. Però, insieme a dei colleghi, uno dei quali ho visto con piacere è qui, come vi dicevo, gli scienziati che mi hanno adottato perché hanno preso in simpatia questa mascotte filosofica, abbiamo costruito, io gli ho rotto le scatole finché non mi hanno assecondato, e ci siamo messi a costruire questo esperimento, che non l'ho fatto apposta, è uscito ieri sulla rivista Scientific Reports, dove sostanzialmente misuriamo che non solo l'identità, ma anche il riconoscimento delle emozioni, okay, di cui il volto è un segnalatore piuttosto efficace, viene compromesso dal volto. Ora, in che senso viene compromesso? Abbiamo fatto vedere a 122 soggetti un tot di volti con espressioni neutre, oppure che posavano, che mimavano, dovevano rappresentare un'emozione positiva, oppure la rabbia, oppure la paura. Dopodiché abbiamo chiesto loro: che emozioni hai visto e quanto ti fideresti di questa persona? E abbiamo visto che le mascherine schermano, in un certo senso, rendono molto meno accurate le persone nel riconoscere le emozioni. Poi, se volete, un'altra volta vi parlo dei dettagli dell'esperimento. Ora mi interessava di più, come dire, spiegarvi il razionale. E una cosa interessante è che le mascherine trasparenti che sono sostanzialmente quelle con una finestra in mezzo, le avrete forse viste, che sono nate per far comunicare i non udenti, ok? Per cui le persone che hanno bisogno del linguaggio dei segni, ve ne sarete accorti se avete visto Susanna Di Pietra che traduceva le conferenze di Borrelli durante la prima ondata, o poi di Conte, ok? Che traduttrice del linguaggio dei segni usa molto la bocca, e quindi le persone mute, ipoudenti, non avevano bisogno di questi input per la comunicazione verbale. Ecco, quelle mascherine che nascono come funzione propria per permettere la comunicazione recuperando la visibilità della bocca, abbiamo verificato, facendone oggetto di questo esperimento, che hanno anche un effetto collaterale potenzialmente positivo per tutti noi, e cioè che io posso vedere il sorriso, posso vedere l'emozione
abbiamo scoperto come se non avessi una mascherina, quindi recuperi tutto il riconoscimento emotivo, ma non recuperi dai nostri dati, ci saranno da fare ulteriori indagini, il riconoscimento dell'identità. Tutto questo, ecco, questo è un esempio di mascherina trasparente di cui vi dicevo, in una condizione no mask si vede l'emozione abbastanza bene, nella condizione standard mask è molto più difficile, ci sono confusioni, non si scambiano emozioni positive per emozioni negative, ma tra le varie emozioni negative si fa confusione, non si capisce bene se questa ragazza sia spaventata, disgustata, disappunto. Nella condizione transparent mask invece la riabilitazione dell'informazione visiva orofacciale permette questa cosa. E dopodiché, in tutto questo bisogna aggiungere, visto che questo esperimento è stato in parte ispirato a una cosa che raccontava anche nei suoi articoli il professor Leone, cioè che in Asia, dove più la mascherina non era così insolita, anche prima di questa pandemia, alcune sue studentesse, scrive, gli hanno confessato che non dispiaceva loro indossare la mascherina perché era una protezione per la loro timidezza, a loro dava fastidio di dover rivelare in questa faccia così comunicativa la loro espressione. Dopodiché mi sono accorto che la mascherina non si limita a sottrarre, la mascherina aggiunge qualcosa. Noi abbiamo trovato nel nostro esperimento che le persone che erano percepite con una mascherina erano leggermente percepite come leggermente più affidabili di quelle senza mascherina. Non è un risultato così grosso da farci parlare con alta voce di questo risultato, ma che ci lancia un po' la pulce all'orecchio su, cavolo, ma quindi la mascherina è percepita come un sintomo di affidabilità? E se avete seguito le notizie della politica americana, italiana, sapete che la mascherina è stata caricata, lo spiega bene Antonio Sant'Angelo nella nostra pubblicazione dell'anno scorso, dove si interroga già nella prima ondata del ruolo semiopolitico della mascherina. Indossare o non indossare la mascherina è stato, in effetti nefasti, politicizzato. La mascherina significa, in alcuni casi, io credo in questa cosa, addirittura può essere interpretato come io credo nella scienza, e togliersi la mascherina sembra invece un segno di superumismo, un'allusione a un certo elettorato complottista, eccetera, eccetera. Quindi, come al solito, come avete capito, la mascherina che nasce come una maschera che interagisce con le funzioni egocentriche, biologico-sensoriali del volto, non può non avere ricadute, e a volte ha ricadute che sono anche più importanti di quelle biologiche, perché quando Conte faceva le conferenze in TV con la mascherina a 30 metri da chiunque altro, era chiaro che non stava facendo una protezione effettiva, ma stava veicolando un significato, mettete la mascherina. Quindi le mascherine hanno un significato sociale, lo acquisiscono, e forse, credo, tutte le maschere non possono non acquisire anche una funzione o degli effetti sociali di qualche tipo. Pensavo con questa tassonomia di avere esaurito un po' il panorama di quelle che potevano essere le funzioni delle maschere, così riassumendole, poi in un articolo che, se volete, vi passo, che è in privato perché è ancora in fase di ultimazione, prendo un esempio in esame alcuni esempi storici divertenti su cui si potrebbe ancora dibattere con chi è interessato, finché poi un giorno, come vi accennavo, non ho avuto l'occasione, il piacere di parlare con Chiara Cappelletto, che non conoscevo fino a prima. Ho scoperto si era anch'ella, da professoressa di estetica a Milano, interessata di mascherine, e in quella conversazione mi sono accorto che avevo praticamente omesso una funzione che però, mannaggia me, per le mascherine o per quasi tutti gli altri artefatti indossati probabilmente ha un suo peso, e che io così un po' goffamente chiamo qui funzione performativa, ma con un punto di domanda, perché è un po' una domanda che lascio in eredità alla relatrice che mi seguirà, e che, come dire, si può esprimere con il film, per chi l'ha visto, anche qui forse sono troppo vecchio, di The Mask con Jim Carrey, basato a sua volta su un fumetto, dove il protagonista, un timido impiegato di banca, se ricordo bene, quando indossa questa maschera diventa questo personaggio eccentrico, disempatico, e gli cambia proprio la personalità. Quindi, con una battuta, forse non è vero che l'abito non fa il monaco, forse le mascherine, ma come tutti gli altri indumenti, oltre a dire qualche cosa agli altri, e forse prima che dire qualche cosa agli altri,
dicono qualcosa a me, mi configurano su una traiettoria comportamentale di un certo tipo. Ma qui, non, piuttosto che, come dire, che raccontarvi le cose che ho captato dalla professoressa Cappelletto nella nostra conversazione, mi taccio e le lascio questa patata bollente da pelare, come nella slide del coltello, ringraziandola di aver ricevuto l'invito. Se qualcuno vuole approfondire, se qualcuno vuole questo modello di mascherina trasparente uscito un po' male, o vuole che gli passi la bibliografia, vi lascio un attimino qui l'indirizzo mail, molto facile. Grazie. Grazie Marco. E prima di passare la parola alla professoressa Cappelletto, ci farebbe piacere presentarla, perché è vero che già abbiamo parlato di lei e un po' è già praticamente, come dire, apparsa alle ai più, però ci teniamo a dare tutte le informazioni necessarie. E quindi, un secondo, che le recupero anche io. Bene. Allora, la professoressa Chiara Cappelletto è appunto professoressa associata di estetica all'Università di Milano, membro anche del centro di ricerca in arte e linguaggio della Scuola di Studi Superiori in Scienze Sociali, no? Quella di Parigi. Partecipa al progetto IDEM, identificazione... perché in francese, giusto? Lo stavo per dire in spagnolo. Identificazione, empatia e... proiezioni nelle arti dello spettacolo del Centro Nazionale di Ricerca Scientifica, sempre in Francia. I suoi principali interessi di ricerca sono nell'area della neuroestetica, gli studi sullo spettacolo e la retorica. Lavora sul teatro come apparato cognitivo, concentrandosi sulle relazioni tra attore e personaggio. È stata borsista all'Accademia Italiana della Columbia University a New York, all'Istituto di Studi Avanzati di Parigi e al... e anche a Berlino. Nel 2016 è stata visiting scholar e co-insegnante all'Università di Princeton, dirige il seminario di ricerca permanente Performing Identities Seminar e ha vinto il nono premio filosofico Castiglioncello per giovani ricercatori nel 2005. Tra le sue varie pubblicazioni ricordiamo Neuroestetica, l'arte del cervello, pubblicato dalla Terza nel 2009. Bene, quindi gentilissima professoressa Cappelletto, la ringraziamo per la sua presenza e the floor is yours. No, grazie mille a voi dell'invito, dell'accoglienza. Mi spiace solo prendere subito la parola perché avevo tutta una serie di domande da porre a Marco Viola, spero di poterlo fare dopo, perché molte delle cose che ha detto non solo mi hanno ovviamente interessato, ma mi hanno posto delle questioni che mi piacerebbe discutere insieme. Allora, io non vi presenterò immagini, non vi presenterò PowerPoint, però volevo cominciare con una breve visualizzazione di un filmato, di uno straordinario video di Pierre Huyghe. Pierre Huyghe è un artista francese contemporaneo che lavora, molti di voi lo conosceranno senz'altro, lavora all'intersezione del biologico e dell'artefattuale. Questo è un modo per dire ciò che Huyghe fa. Il purtroppo non è disponibile, perché è un artista molto noto e quindi molto attento ai diritti, non è disponibile una versione decente, lo dico io al posto vostro, del video che vi sto per presentare, e quindi non ho potuto recuperare una registrata da qualcuno del pubblico. Me ne scuso in anticipo, ma non era possibile fare diversamente, e comunque per i nostri fini, diciamo, non è, spero, troppo grave. Il video è untitled, ma in realtà subito dopo c'è una parentesi con un titolo secondo me straordinariamente fuorviante, che è Human Mask, ma lascio a voi, chiedo solo se lo vedete bene. Lo vedete? Sì, si vede, grazie.
Il video dura circa 16 minuti. Mi interrompo qui e lo porto più avanti per farvene vedere un altro rapido estratto. Dovrebbe essere, eccolo qui. Ecco, allora sono evidentemente degli estratti rapidissimi di un video appunto molto più lungo che mi servivano per introdurre le due ipotesi di sfondo sul quale il lavoro che sto conducendo, quello di cui parleremo oggi, è uno dei punti per me di particolare interesse adesso, ma insieme a uno dei punti, dicevo, il lavoro che sto conducendo. E le ipotesi di fondo sono due. Io ovviamente vi parlo dal punto di vista di una studiosa di estetica. La prima ipotesi è la seguente, cioè noi stiamo recuperando, e io lo trovo molto stimolante, l'interesse e lo studio e un'idea di vita non solo biologica ma di vita apatica attraverso lo studio degli artefatti. Cioè non arriviamo al naturale, al vivente, all'affettivo, all'emotivo, partendo dall'uomo, non vi arriviamo partendo da un desiderio di recuperare, diciamo così, una sorta di sostrato materiale, ma vi arriviamo studiando gli effetti che gli artefatti artefatti intesi nel senso più largo possibile, vi includo anche la l'anguria senza semi di Marco, l'effetto che gli artefatti producono su di noi. Questa è una via mediata che però a mio parere ha tra i suoi risultati quello di modificare profondamente la domanda, perché la domanda non può più essere in che modo l'uomo è un animale patico, l'uomo è un animale razionale. Questa domanda perde, a mio avviso, completamente di senso una volta che io mi interrogo sulla nostra capacità cognitiva, sulla nostra capacità immaginativa, già subito ponendo la nostra capacità, le nostre capacità, in relazione all'ambiente artefattuale nel quale ci muoviamo. Questa è la prima ipotesi. La seconda ipotesi di ricerca, insomma, la seconda è riguarda la performance che Marco citava alla fine, così rispondo a un suo punto di domanda, in realtà di pura cortesia. Naturalmente la maschera è un artefatto performativo, ma l'accezione di performativo, che è uno degli aggettivi ormai più, come dire, più utilizzati, quindi anche più opachi. Il modo più proficuo di intendere performativo, secondo me, non è intendere performativo come sinonimo di azione, cioè nel suo senso proprio. Una performance non è semplicemente un'azione, una performance non è semplicemente qualche cosa che produce un cambiamento, ma la natura performativa degli artefatti
è quella natura per la quale gli artefatti mostrano la, l'originaria autoalienazione che è attiva in ciascun essere vivente. Cioè, e questo è un modo per affrontare di petto il buon vecchio problema mente-corpo, diciamolo così, che per quanto noi pensiamo di averlo risolto, a mio avviso ritorna invece continuamente ogni volta dalla finestra. Lo dico in modo... intanto per esplicitare una delle mie fonti principali è sicuramente Helmut Plessner e il suo Il grado dell'organico, che è il libro che Heidegger, come molti di voi sanno, ha, come dire, ha buttato fuori dalle classifiche perché sono usciti in contemporanea Essere tempo e grado dell'organico, ma è un testo che io trovo oggi assolutamente fondamentale per capire quello che sta succedendo. L'idea sostanzialmente è che il problema non è affatto che ci sia una mente e un corpo, ma la cosa interessante è capire in che modo l'uomo nasce come autoalienato, cioè nasce come costantemente disappropriato a se stesso, come qualsiasi esperienza corporea è duale. Cioè io mi esperimento nel mondo non essendo padrone di me stesso, ma delegando in continuazione all'ambiente, agli artefatti e al mio corpo proprio una capacità agentiva che solo la buona fede dei filosofi poteva far loro pensare che fosse di proprietà, di pertinenza di un'attività cognitiva pura. Se va bene, entro nel merito del mio intervento di oggi, che è maschera, protesi e pregiudizio iconico, che dividerei in questo modo. C'è una prima pars destruens e poi una pars construens, che è un po' più progettuale e che, con la quale metto in luce alcuni dei punti della mia ricerca attuale. La pars destruens ha evidentemente come obiettivo polemico appunto il pregiudizio iconico. Provo a tradurlo subito con quanto diceva Marco prima di me. Il pregiudizio iconico è quello per il quale, ad esempio, la faccia è una superficie stabile che ha un indice di identità prevalente. Io, malgrado tutti gli esperimenti confermino questo, ho dei fortissimi dubbi, o meglio, penso che questa affermazione così impegnativa vada discussa, vada ampliata e vada, affrontata da punti di vista non frontali, quantomeno, molto laterali, ma magari di questo ne possiamo discutere dopo. Per cercare di colpire il mio obiettivo polemico, ovvero il pregiudizio iconico, partirei da una riflessione sulla nostra nozione di espressione. Ora, sappiamo tutti che la faccia umana è il luogo espressivo per eccellenza, Marco ce lo ricordava, sappiamo anche che lo stesso si può dire, anche se in scala forse diversa, per gli animali, quindi è evidente che parlare di espressione significa escludere qualsiasi forma di eccezionalismo umano. Mi sembra però che una eterogeneità netta tra il mondo umano e il mondo animale si ponga non tanto sulla nostra capacità di produrre artefatti, sappiamo che anche questo non è più asseribile con grande nettezza, ma si può però porre sulla capacità nostra, degli esseri umani, di produrre artefatti che corrispondano a espressioni visive. Cioè una specifica gamma di artefatti che corrispondono alle espressioni visive, cioè che corrispondono agli stati patemici che attraverso il viso noi istanziamo, evito qui di dire manifestiamo, preferisco dire istanziamo, rendiamo presenti, rendiamo attuali. Di fatto noi produciamo maschere, le indossiamo e le presentiamo agli altri. Facendo queste tre diverse cose, produrle, indossarle ed esporle, in qualche modo, e questo è il modo che a me interesserebbe capire nelle sue articolazioni, in qualche modo sperimentiamo un cambiamento della nostra identità. Sottolineo subito che questa esperienza del cambiamento della nostra identità
non è necessariamente legata al fatto che qualcun altro ci guardi. Questo cambiamento della nostra identità è un'esperienza che noi possiamo fare nel momento in cui indossiamo una maschera e siamo da soli nella nostra stanza. Il fatto che, come è stato ampiamente dimostrato prima, e quindi qui taglio senza pietà il mio intervento, la faccia abbia una salienza estetica dominante rispetto agli altre parti del corpo, fa sì che noi tendiamo a pensare alla maschera come maschera facciale. Su questo io ho forti dubbi che sia una definizione sufficiente o completa. Mi sembra una definizione invece molto limitante e dal mio punto di vista io sono più che disponibile a chiamare maschera l'uniforme, per esempio, cioè a chiamare maschera l'intero armamentario, l'intero artefatto che può coprire il corpo, che per me va dalla testa ai piedi, in proporzioni più o meno ampie. Questo per farvi un po' capire la direzione che vorrei prendere. Sicuramente l'idea che la maschera sia questo... Sì, rispondo alla domanda in chat, esatto. Sicuramente l'idea che la maschera sia la strettamente, direi geneticamente legata alla faccia ha delle buone giustificazioni e una delle giustificazioni dominanti naturalmente è quella che la faccia, qua torno secondo dietro, riprenderebbe in modo particolarmente saliente appunto la nostra capacità di esprimere le emozioni. Ora però se noi diciamo questo pensiamo le emozioni come episodi emotivi e io trovo che la critica più efficace a questa idea di emozione come episodio emotivo sia quella di Giovanna Colombetti, che dice il problema non è tanto dire che sì però l'emozione non è solo naturale, è anche storica e poi ce ne sono tante, poi a seconda dei contesti in fondo possiamo ampliare lo spettro di emozioni, come in qualche modo ha anche cercato di fare Ekman, ma il problema è che l'emozione e l'espressione delle emozioni non è in alcun modo risolvibile nelle singole istanti emotivi. Secondo me questa è ci porta molto fuori strada, ma è anche facile capire perché si è quasi sempre pensato così, perché secondo me qui è in azione quel appunto buon vecchio dualismo mente-corpo che secondo me più ancora dico secondo me, ma in realtà mi rifaccio a una delle cose che ha scritto Andy Clark, è prima di essere un dualismo mente-corpo, il dualismo, come dice lui, pelle teschio o se preferite dentro-fuori, cioè è un problema di orientamento spaziale per cui noi siamo convinti che ci sia un dentro che è un dentro rispetto a un fuori e tutto ciò che è dentro è l'interiorità. E questa interiorità a un certo punto deve o può, oppure anche è auspicabile che non, cioè sia il positivo che il negativo, ma deve uscire per diventare cosa pubblica. Io penso che se si lavora invece fino in fondo sulla nozione performativa degli artefatti, l'idea che ci sia un dentro fuori, un interno e un esterno, salta completamente, non perché noi improvvisamente siamo tutti incorporati nel mondo, perché assimiliamo il mondo, perché il mondo incorpora noi in una specie di animismo 2.0, ma perché si capisce come invece sia una continua contrattazione di agentività espressive che sono proprio degli uomini ma anche degli artefatti. Sta di fatto, perché continuo nella mia parte d'instruments, che la maschera facciale viene prevalentemente considerata come una esemplificazione visiva dell'io che parla, dell'io che pensa, dell'io che agisce, dell'io che sente, ed è sostanzialmente considerata come una esternalizzazione vicaria
del soggetto, del sé, che si può esplicitare in modi molto diversi. Io posso avere maschere neutre, posso avere invece maschere con tratti iperbolici, posso andare dall'anonimia all'eccezionalità, posso attraverso la maschera raggiungere un grado di essere in incognito, come si dice, posso attraverso la maschera assumere le sembianze che tradizionalmente, qua si aprono le mie norme, che tradizionalmente sono quelle assegnate a un ruolo sociale, e da qui l'affinità che si dà troppo spesso per scontata tra maschera e ruolo. Posso insomma fare un sacco di cose, ma in tutte queste declinazioni, che sono tutte declinazioni operative alla fine della maschera come avatar, mettiamola così, come avatar identitario, la maschera è considerata, come in modo piuttosto paradossale, come un fantasma espressivo. Cioè la maschera rimanda a un corpo che non esiste, a un corpo intoccabile perché non c'è niente da toccare, a un corpo inafferrabile perché non c'è niente da afferrare, ma è ciò che qualifica, riqualifica quel corpo al quale si appoggia, quel corpo che la indossa. Io penso che in questa concezione, che è interessantissima ovviamente, della maschera facciale come avatar del sé, e di cui una delle più belle descrizioni secondo me è data da Damisch, cioè quindi appunto un secolo dell'arte semiotico, in un articolo che scrisse per l'Enciclopedia Einaudi sulla maschera, qui c'è all'opera quel potentissimo pregiudizio etnocentrico occidentale per il quale tutto si organizza rispetto alla mimesi e ai gradi della mimesi. Possono essere gradi alti, possono essere gradi bassi, ma non se ne esce. Arriverei a dire che l'idea che la maschera è sostanzialmente, invece di essere una segnatura rerum, è una segnatura dell'identità, è dato così per scontato che anche quando noi oggi lavoriamo su con tecnologie iper sofisticate come sono quelle del riconoscimento facciale, e facciamo tutte le polemiche del caso perché il riconoscimento facciale si basa su dei tratti somatici che sono quelli caucasici, eccetera, 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 diamo per buono che evidentemente la nostra identità è una cosa stabile ed evidentemente la nostra identità trova il suo suggello in quella piccolissima porzione di noi stessi che è la faccia. E qui magari riprendo una delle domande che avevo voluto fare a Marco prima, proprio sulla faccia, che è questa. Cioè, se mi pare che tu abbia presentato, io l'ho trovato molto interessante, la faccia non come una superficie, ma come un sito estesiologico in cui ci sono il naso, la bocca, gli occhi, cioè le orecchie, la pelle, cioè organi che fanno moltissime cose. Quindi la faccia mi sembrava, ascoltandoti, assomigliare molto più a un corpo che non a una superficie. E io mi sento molto in linea, se è questo che volevi dire, con questo approccio. E però in ogni caso noi tutti, ma io per prima, ogni volta alla fine ci fermiamo e mostriamo la faccina, come se la faccina fosse decapitata da quello che sta dal collo in giù. Ed invece, anche quando io faccio operazioni di manipolazione diretta sulla faccia, che vanno dal trucco alla chirurgia estetica, chissà come mai io posso anche decidere di riempirmi gli zigomi di silicone, mettermi botulino ovunque, fare quello che... Ma alla fine chi mi guarda saprà sempre l'età che ho. E questo è molto interessante, perché malgrado tutti i lavori di apparente, sempre rispondendo al nostro buon principio etnocentrico mimetico, malgrado ciascuna tentativo di nascondere, perturbare, pervertire l'apparenza, c'è qualcosa che eccede quest'idea di iconica di identità e che ha a che fare con il corpo, con la prossemica, con lo spazio, con le relazioni, con le affordances naturalmente del mio corpo e dell'ambiente, ma ancora di più con le continue negoziazioni che il mio corpo ha dell'ambiente, corpo di cui la faccia è parte. Quindi
Quindi la mia impressione è che io ogni volta che suggerisco che la faccia e dunque la maschera come sua, diciamo, fotografia materiale, ogni volta che suggerisco che la faccia e la maschera hanno una valenza iconica di presentazione dell'identità, a me sembra che arrivi qualcosa d'altro che mi dice che in realtà questa è una visione molto parziale, molto oculare, se vogliamo anche, della faccia e della maschera. Mi pare che questa idea appunto della maschera come pelle, come velo, come superficie che si può sovrapporre semplicemente come passamontagna alla faccia, si basi su una potentissima scelta epistemica per la quale io da un lato ho una espressione che è puramente ottica, senza la quale nessun essere umano potrebbe essere riconosciuto, cioè se io non ho un viso non sono riconoscibile naturalmente, no? Mi parrebbe scontato. Alla Vignette di Altan avrei da obiettare che se una signora si diletta con un signore che non riconosce perché costui ha la mascherina, non si è dilettata, perché vorrei sapere dove ci mette le mani, il corpo, la schiena, le gambe, gli odori, cioè appunto il corpo. Quindi diciamo l'idea è che la maschera sia un'espressione oculare, del viso, senza la quale nessun essere umano potrebbe essere riconosciuto come tale, e però dall'altra parte noi quando ci mascheriamo apporremmo sul nostro volto facce altrui, perché in fondo la maschera è sempre la faccia, una faccia che può essere indossata anche da qualcun altro, quindi indossiamo in qualche modo facce altrui che vengono dopo un sostrato materiale che è quello del nostro corpo. Queste due affermazioni, da un lato senza espressione e senza maschera, che altro non è che l'iperbole dell'espressione, io non esisto, dall'altro la faccia, l'espressione e la maschera vengono dopo che io esisto, in quanto corpo animale vivente che ha un'età, che vive in un tempo, che vive in uno spazio. Per chiudere quello che mi sembra appunto un discorso che pieno di fallace, si pensa che tutto ciò sia assolutamente naturale. Si confonde qui l'idea di natura come biologia e l'idea di natura come habitus, cioè il fatto che si è ripetuto talmente tante volte che noi l'abbiamo integrato come ineliminabile. Chiudo la mia pars destruens, se vi fosse un'altra domanda in chat, ma lascio alle moderatrici di decidere. Io ritengo al contrario che l'espressione sia una emozione percepita e non una funzione o un indice identitario, e che quando io dico che l'espressione è un'emozione percepita, anticipavo all'inizio, non sto implicando che debba essere percepita da qualcun altro. Posso essere io stessa che mi guardo allo specchio, posso essere io stessa che mi tocco la faccia, per esempio. E questo perché? Perché in qualsiasi espressione del viso c'è, pur nella continuità del movimento espressivo, un grado di natura morta, cioè un elemento di inorganicità. Cioè, noi abbiamo sempre trattato le espressioni come sintomo, come indizio, come indice, come simbolo, diciamolo come preferiamo, ampliamo la famiglia dei sinonimi il più possibile, l'espressione come indizio di vita. Penso invece che ci sia uno spettro di gradi secondo i quali in ciascuna espressione c'è invece esattamente il contrario, cioè c'è un fermo immagine nell'espressione, c'è appunto un elemento di inorganicità, c'è un elemento di rigidità,
È in base a questo elemento di rigidità e di inorganicità che l'espressione può essere trattata come un fictum, cioè l'espressione ha qualcosa di artificiale in sé ed è grazie, questa è la mia ipotesi, ed è grazie a questo elemento di artificialità propria dell'espressione che io produco le maschere. Cioè la maschera è il risultato, è l'istanziazione materiale dell'inorganico dell'espressione. Sulla base di, e come dire, a mio conforto, secondo me si può richiamare ad esempio tutta la letteratura sulla fisionomica, che in qualche modo è rientrata anche nella relazione precedente, quando Marco mostrava Duchenne, il volto, la fotografia del volto sollecitato con gli stimoli elettrici. In realtà, se noi ripercorriamo i contributi della fisionomica e li guardiamo con l'occhio della storia materiale, della cultura materiale, vediamo la quantità di artefazioni che producono quelle espressioni, cioè di strumenti che vengono utilizzati per produrle e poi per studiarle, cioè vengono disegnate, vengono fotografate, vengono scolpite, per cui queste espressioni che dovrebbero a noi osservatori fornire l'accesso per entrare dentro l'interiorità dell'uomo e capire che cosa l'uomo sente e poi manifesta, in realtà queste espressioni sono iperartefattuali, sono un risultato magistrale di un'attività finzionale, di un'attività performativa da parte dello studioso, certo, ma lo studioso prima di essere, cioè, come dire, lo studioso intendo da l'avatar a Darwin, che noi sappiamo le manipolava parecchio le sue espressioni prima di studiarle, lo studioso prima di essere tale è un osservatore. E io a questo tengo molto, diciamo così, non tanto per guadagnare una credibilità umana noi come categoria, ma perché se noi ci ricordassimo che quando studiamo non possiamo dimenticarci del fatto di essere prima soggetti immersi continuamente in una nicchia ecologica che è quella della nostra vita quotidiana, insomma, noi, dimenticandoci questo, dimentichiamo, quindi abbiamo un blind spot molto importante. E peraltro, oltre a una lettura più artefattuale degli studi di fisionomica, si può anche ricordare il fatto che tutti, insomma, fino abbastanza recentemente, quando si studiava il corpo umano, non lo si studiava attraverso l'anatomia, ma lo si studiava attraverso l'arte plastica, la statuaria. Quindi, di nuovo, attraverso una via che è l'artefatto per eccellenza, non tanto perché è finto, ma proprio perché è il risultato di una qualità estetica sensibile del materiale con cui l'arte plastica viene fatta e di un progetto di costruzione di una forma umana, che sia bella o brutta, a me interessa pochissimo naturalmente in questo contesto. Credo che alcune forme dell'arte contemporanea, abbiamo mostrato Huyghe, ma ce ne sono molte altre, adesso ve ne menzionerò una, lavori nella direzione che sto provando a indicare. E qui purtroppo posso solo enunciarlo, perché appunto anche loro sono molto attenti ai diritti d'autore. Una delle, come dire, performance più interessante è quella che è stata fatta da un gruppo di artisti, tecnici, ingegneri, marionettisti, che lavora a DAW. Allora, DAW, io adesso vi ricondivido lo schermo solo per darvi un appoggio iconico a quello che sto dicendo. DAW, potete trovare delle informazioni in questo sito DAW.com, e qua ho delle brutte fotografie dell'entrata di quando è stata messa in scena a Parigi, perché naturalmente non si poteva
ricavare, a fare nessun film, nessuna foto, nessuna registrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Che cos'è DAO? DAO è una azione cinematografica. Nel sito in cui ha lavorato un grandissimo fisico russo, abbandonato dopo che l'Unione Sovietica si è frantumata, venivano svolti degli esperimenti molto importanti di fisica e abitava un'intera popolazione, circa 300 persone. In un sito altro rispetto a questo originale, viene ricostruito quell'ambiente, vengono concentrate centinaia di persone che non potevano uscire tranne alcune star, tipo Marina Abramovic. Queste persone ci passano diversi anni, si vestono come si vestivano all'epoca, mangiano quello che mangiavano all'epoca e discutono, parlano, fanno l'amore, succedono un mondo e vengono riprese in permanenza. Queste riprese vengono poi montate in un film che adesso è visionabile. Questa è la parte meno interessante, secondo me. Dopodiché c'è la performance di Parigi, dentro un museo, dentro un, scusatemi, teatro che viene utilizzato in tutti i suoi spazi, dai bagni ai camerini, alle scale, alle quinte, tutto, cioè, quindi è l'edificio. Vengono proiettate in diverse sale spezzoni di film e fin qua, ok. Questi film vengono visti in compagnia di manichini, spesso animatronics, che hanno le stesse fattezze dei personaggi del film, i quali a loro volta, ricordiamolo, hanno le stesse fattezze delle persone vere che avevano lavorato lì. C'è un bar al quale si beve e si mangia vodka e borscht insieme, sedendosi accanto agli animatronics. Si accede al laboratorio, però, anche in cui gli animatronics vengono prodotti. Si possono acquistare vestiti chiaramente fatti l'altro ieri che rimandano ai vestiti utilizzati nel film e così via. Cioè, si viene accolti in confessionali. In cui si viene intervistati singolarmente e se si dà la liberatoria perché quel che si dice possa essere messo in rete, si accede al diritto di guardare quello che gli altri hanno detto in altrettanti confessionali. In buona sostanza c'è una articolazione della natura materiale della presenza che va da quella su schermo a quella del manichino dell'animatronics a quella del partecipante che deve entrare, peraltro, dopo aver pagato un biglietto che gli dà un titolo che è un vero e proprio visto. Si entra con un visto, si può stare dentro solo un certo numero di ore, lasciando in una cassetta chiusa chiave, telefonino, documento di identità, cioè tutto ciò che ci rende carte di credito e quant'altro. Allora, perché vi ho citato io la performance mi sembra un po' riduttivo, ma altro termine onestamente non mi viene. Perché mi sembra un buon esempio di decostruzione di quel dualismo dentro-fuori che citavo prima. E mi sembra mostrare abbastanza bene come i confini del corpo proprio e dell'espressione del volto siano assolutamente in negoziazione continua con tutta una serie di media di cui gli artefatti sono una parte importante. Quindi l'idea che la maschera sia animata dall'essere umano che la indossa o interferisca, inibisca l'espressività dell'essere umano che la indossa, a me pare un'affermazione anche esatta, ma molto parziale. Ad esempio, proprio l'utilizzo delle mascherine chirurgiche mi sembra abbia, ci stia, abbia no, ci stia educando a una capacità attentiva, una prossemica che noi non abbiamo quando siamo senza mascherina.
guardiamo altre parti del corpo, ci muoviamo diversamente, interagiamo diversamente, cioè si sta, c'è un'economia espressiva che si sta modificando, cambia l'educazione al gesto, per esempio, cambia il criterio di pudore, si guarda molto più negli occhi con una mascherina che copre la bocca. Questo sembra strano. Quindi, come dire, tutto ciò che noi facciamo con la mascherina, che è appunto un agente performativo, mi sembra andare nella direzione per la quale è molto limitante considerare sempre in una prospettiva iconica la faccia e i suoi sostituti. Io penso al contrario che noi continuamente negoziamo con gli artefatti la nostra, il nostro io, la nostra identità, che è instabile per definizione, e qui non so mai se riuscirò a farlo, però prima si parlava del fatto che studio retorica, che è vero, e sarebbe secondo me molto interessante immaginare un'analisi retorica delle una retorica materiale, diciamo, cioè un'analisi retorica degli artefatti, proprio utilizzando quelle che sono tipicamente le figure retoriche di senso, di parola, per vedere come queste agiscano fuori dal regno linguistico, sapendo peraltro che anche il linguaggio è un artefatto, cioè l'idea che il linguaggio sia un sistema di segni astratto e incorporato è criticabile, è stato anche criticato molto. Quali sono le strategie per andare nella direzione che sto provando a delineare? Una è sicuramente quella di includere nelle indagini diciamo così gli studi sulla material engagement theory, e prima di lei ad esempio quello studio che secondo me resta bellissimo di Anna Berti e Francesca Frassinetti sulla canna del cieco, che avrete sicuramente presente, cioè un cieco che afferri con la mano un bastone ha un'esperienza del proprio braccio come se il braccio fosse più esteso, e in ogni caso lo spazio per il personale gli si approssima. Questo non è però, secondo me, solo indice del fatto, come ad esempio Malafuri scrive, indice del fatto che esiste un'intersezione, certamente esiste, tra processi cognitivi e cultura materiale, e non è nemmeno, è così, non intendo affatto negarlo, e non è però semplicemente nemmeno sintomo del fatto che noi e gli artefatti e il mondo viviamo in un continuo di parti, no? Cioè un grande reciproco embodiment un po' animista. Questa è, perché secondo me non ci si può limitare a questa idea? Perché questa idea conferma quella, non lo so, come una specie di desiderio intellettuale, per cui un po' irenistico, per cui gli uomini, le cose e gli ambienti si confondono osmoticamente, serenamente e pacificamente. E quando ciò non accade c'è un grosso problema, perché c'è una mancata affordance, c'è ci si fa male, penso al riferimento di Marco prima al design, ci si scontra, diciamo così, con il mondo, e questo sarebbe indice di un fallimento cognitivo, di un fallimento estetico. Io non penso che sia così, perché se la vediamo così abbiamo implicitamente presupposto che il corpo debba funzionare fluidamente, in accordo con il mondo, utilizzando al meglio gli artefatti che noi troviamo nel mondo o che produciamo. Mi sembra più interessante reintrodurre un elemento diabolico in senso proprio, cioè non simbolico ma disgregante nella riflessione, e vedere se la capacità che gli artefatti hanno di collaborare con noi all'instanziazione di identità variabili sia una capacità che necessariamente prevede quella che all'inizio chiamavo l'autoalienazione,
cioè il fatto che noi non siamo in accordo con quello che ci circonda e non dobbiamo esserlo. Succede che lo siamo e succede che non lo siamo. E quando non lo siamo, perché ci scontriamo, perché ci facciamo male, perché non ci capiamo, perché l'espressione che l'altro ritiene, come dire, il valore emotivo all'espressione che l'altro vede in me è diverso da quello che io, dall'esperienza pratica che io penso di stare vivendo, ecco, quando tutti questi scontri, quando tutti questi errori accadono, in realtà, secondo me, lì c'è all'opera una cosa potentissima che è la capacità produttiva della performance, che se volete possiamo anche chiamare la capacità finzionale dell'essere umano, dove finzione non vuol dire simulazione doppio, ma è nel senso etimologico del fingere, cioè del manipolare, del dare forma, come il vasaio alla creta. Ad esempio, di nuovo, l'esempio che faceva prima Marco dell'iPad usato come tagliere, che io ho trovato assolutamente fantastico, va, mi pare, o forse me lo approprio indebitamente, ma va nel senso che sto dicendo io. Cioè, cosa c'è di male nell'usare un iPad come tagliere? Certo lo rovino, d'accordo, ma perché è sbagliato? Cioè, è sbagliato solo se... Io inibisco, cosa che naturalmente noi facciamo per vivere, io inibisco un sacco di capacità estetiche latenti agli artefatti, ma gli artefatti hanno una potenzialità estetica molto superiore a quella che io sono disposta a concedergli. E perché sono disposta a concedere agli artefatti una capacità estetica ridotta? Perché questo dipende da un accordo, con un accordo sociale, con un accordo intersoggettivo, con un accordo economico, e va benissimo, cioè non sto dicendo che è insensato, sto dicendo che questo modo di affrontare la cosa implica di silenziare la capacità performativa degli artefatti e in questo modo di ridurre le nostre capacità performative se, diamo per buona l'ipotesi iniziale, che ciò che rende l'uomo l'uomo non è nulla di univoco, di omogeneo, di coerente, questa è una grande utopia, ma è al contrario la sua costante evolutiva autoalienazione che gli artefatti potenziano in modo assolutamente appassionante, io trovo. E quindi ogni volta che io... Per tornare alla maschera, e forse chiudiamo così abbiamo il tempo per domande per entrambi, siete d'accordo? Perché siamo già ai meno 20. Per tornare alla maschera, la maschera, che è un oggetto materiale stabile, è un momento di pausa di questa continua negoziazione tra me e il mondo esterno, in cui si ferma, come fosse una fotografia, si ferma una configurazione umana, ma che viene ogni volta reinserita in relazioni, giochi, pratiche sociali, personali, politiche, che la risignificano e la riconfigurano. E chiunque abbia fatto teatro sa che se mette una maschera e con quella stessa maschera può mettere in scena relazioni con gli altri o identità anche molto diverse, a seconda della luce, a seconda dello spazio, a seconda della prossimità. Quindi di nuovo sulla maschera ricadono relazioni estetiche che non sono immediatamente di pertinenza della maschera, ma che sono quelle che la fanno agire, che la fanno vivere. Per cui, e qui davvero chiudo, non è l'uomo che indossa la maschera che la anima. È l'ambiente nel quale l'uomo indossa quella maschera a seconda delle relazioni che ha con ciò che lo circonda, che rende la maschera vivente e fa scendere il grado della sua inorganicità, che però, come dicevo prima, non l'abbandona mai, né può mai abbandonarla. Grazie. Grazie a lei, professoressa. E magari Massimo vuole dire qualcosa per iniziare questo dibattito? Innanzitutto, sì, anzi, mi si sente? Sì. Sì.
Innanzitutto ringrazio la collega per questa ricchissima presentazione che considero di fondazione, di fondamento, nel senso che riflette sull'oggetto stesso dei nostri studi da un punto di vista alternativo rispetto a quello nostro abituale, ma sicuramente molto molto arricchente. E, credo che sia una riflessione che si sposa molto bene anche con quanto ci è stato proposto da Marco Viola, e quindi sono molto ansioso di continuare la conversazione. Adesso lascio spazio alle domande, che credo saranno numerose, ma spero che questo sia soltanto, diciamo, il primo passo verso ulteriori collaborazioni a seguire, sia con il campo dell'estetica sia con quello delle scienze cognitive, che hanno un loro rappresentante stabile all'interno del progetto FACETS. Io stesso ho molte domande, avrei molti commenti, ma voglio lasciare spazio alle studenti, alle studentesse, ai dottorandi e alle dottorande. Quindi grazie comunque a entrambi i relatori, alla relatrice e al relatore. Bene, vedo già che Bruno Surace, il professor Bruno Surace, ha una domanda da porgere ai nostri invitati, quindi Bruno, non so se tu voglia aprire il microfono, renderti visibile, eccoti. Eccomi. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Magari... Io spero che mi sentiate, perché io sto avendo molti problemi con WebEx stamattina, sta andando molto male, se non mi sentite... Sentiamo benissimo, magari permettiti di presentarti alla professoressa Cappelletto. Professoressa, Bruno è un altro collega, è un altro postdoc del gruppo FACETS, quindi insomma c'è qua gran parte del gruppo, mancano altri postdoc, ma siamo abbastanza. Prego Bruno. Dunque... Grazie. Allora, io provo a fare la domanda, ripeto, sento tutto a scatti, quindi mi scuso molto, recupererò il video dove ho perso i punti. La mia domanda è rivolta anzitutto a Marco, è una domanda che gli ho già parzialmente, diciamo, esplicitato, ma è sulla possibilità di connettere il concetto di esattamento a quello più semiotico di pertinenza. Cioè la mia idea di fondo è che questi due concetti siano molto vicini, per come lui ci ha presentato il concetto di esattamento, e mi pare che l'esattamento sia in qualche modo una pertinenza della natura, se vogliamo, un modo in cui la natura seleziona pertinentizza delle parti di sé. Mi veniva in mente quando tu parlavi ad esempio del coltello, che è una roba che Prieto già negli anni 70 ci ha insegnato. Prieto scrive questo libro che è Pertinenza e Pratica. In questo libro ci racconta, ci fa il famoso esempio del portacenere, del bicchiere di carta, che poi viene ripreso da Umberto Eco, per cui il portacenere e il bicchiere di carta sono due artefatti che hanno una concavità, quindi che possono contenere dei liquidi alla stessa maniera, però se noi vogliamo ferire una persona, ci dimentichiamo per un attimo di quella concavità e pertinentizziamo il fatto che il portacenere di marmo ha una sua pesantezza, una sua robustezza, e quindi lo esattiamo in qualche modo, cioè lo usiamo per un utilizzo per il quale ab origine non era stato concepito. Tutta questa roba ha molto a che fare, secondo me, anche con la semiotica di Peirce, che parla effettivamente di rispetti, cioè l'interpretante illumina dei rispetti del segno e ne esclude degli altri. Ha a che fare con l'idea delle intentiones di Eco, cioè il fatto che, come dire, tu dicevi, il passamontagna non è stato pensato da chi l'ha inventato per definire il ladro, però effettivamente poi l'intentio operis surdetermina l'intentio auctoris, e più in generale ha a che fare, secondo me, anche con la questione molto antica della creatività. Quindi niente, il mio commento, che ho fatto con molta fatica, lo ripeto perché vi vedo apparire, scomparire, eccetera, è: secondo te si ravvisa la possibilità di connettere il concetto di pertinenza semiotico con quello di esattamento? Grazie. Microfono, Marco. Scusa. La risposta breve è sì, mi sembra interessante. Facciamolo. La risposta un po' meno breve è:
se lo facciamo, una delle cose più importanti è capire come il concetto di pertinenza può permettere di slatentizzare le funzioni o le interpretazioni secondarie, occulte, magari oscurate da un'interpretazione di default. Però nel fare questa risposta passo anche un pochino la palla all'altra relatrice, perché mi sembra che nelle ultime, nelle battute finali del suo intervento, anche Chiara stesse, come dire, invitandoci a non vedere la maschera solo per l'interpretazione di default, e per esteso che la sua riflessione miri un po' anche a slatentizzare in linea di principio le proprietà creative degli artefatti. Poi aggiungiamo qualcosa anche in altri contesti, Bruno, perché tanto la faremo una semiotica dell'exaptation. Massimo l'ha lanciata come battuta quando in calcio all'ultimo convegno, ma prima o poi ci andremo a finire. Per cui capitalizzo volentieri da questo scaricare un po' il barile. Quindi viene scaricato a me, allora io la prendo un po' da lontano per dire questo. C'è una bellissima, quando Peter Brook, cioè uno dei più grandi uomini di teatro del Novecento, insegnava ai suoi attori a recitare, faceva molte cose. Una delle cose che faceva è chiamarli in teatro, quindi non in un luogo, ma dentro il teatro, dare loro una scarpa coi lacci, una vecchia scarpa da uomo coi lacci, e chiedere di farci qualche cosa. E un bravo attore non si infila una scarpa, ma la guarda, e questo suo straordinario attore africano, di cui mi scuso di non ricordare il nome adesso, prese la scarpa, la guardò così, diciamo così, guardando la punta e tenendo il tacco verso l'esterno, la guardò a lungo, poi la mise giù e prese i lacci, li annodò chiaramente disegnando una farfalla e trasformò la scarpa in un uccello. E questo uccello divenne l'oggetto di una storia. Allora, questo è un modo, se vogliamo dire, di risignificare gli oggetti, ma per me è un modo di vedere nelle potenzialità estetiche degli artefatti qualcosa che va oltre il loro, la loro usabilità, e che va anche oltre il patto che noi, principale, chiamiamolo così, che ciascuno di noi fa con gli artefatti. Cioè il mio patto principale con il bicchiere è quello di prenderlo per bere, e la sua affordance, io non ho nessuna difficoltà a negare, sia quella di dirmi prendimi se vuoi bere, mi va benissimo, ma è di nuovo, c'è una gerarchia di possibilità che l'abito e l'uso, come dire, confermano. E infatti l'iPad effettivamente è un po' sprecato come tagliere, ma ci posso tagliare sopra. Comunque sulla creatività, i test di creatività, tra i mille test che fanno gli psicologi, alcuni test di creatività la misurano in base al numero di funzioni alternative che si danno degli oggetti. E in questo, davvero, credo che questo, i filosofi che studiano l'arte più di me, cioè praticamente tutti in questa stanza virtuale, sanno bene che l'arte moderna, come dire, ha il valore di insegnarci a volte a slatentizzare. Beh, è un tema che mi è caro, spero di ritornare, non mi dilungo. Posso dare un altro esempio? Per esempio la maschera. Noi presupponiamo, la maschera non intendo la mascherina, intendo la maschera che copre gli occhi, noi presupponiamo che vada usata sulla faccia. Ma, di nuovo, chi fa teatro, e quindi Marco lo saprà, la maschera non è affatto vero che la si tiene solo sugli occhi, la si muove in molti modi quando ci si lavora. E a seconda di come io la deposito, la appoggio, la guardo, mi dà fastidio, la rimetto, la pulisco, scopro delle capacità anche espressive della maschera che restano latenti o inibite se io la penso come sola alternativa alla mia faccia. Prendo parola e non so, appunto, visto che non c'è stato spazio per le domande sul primo intervento, appunto
E la dottoressa Cappelletto appunto diceva che aveva delle domande in serbo per Marco. Ecco, potrebbe essere il momento. C'è anche poi una domanda da parte di uno studente. Quindi non so se la dottoressa Cappelletto vuole porgere queste domande che va in serbo per Marco Viola e poi diamo la parola a Nicolò Rivaletto che appunto in chat ci dice che aveva anche lui una domanda. Abbiamo insomma 9 minuti, quindi Rapidissima. cerchiamo di, grazie, di farcele stare tutte. Grazie. Sarò rapidissima. Senza ripetere le cose che ho già detto prima, a Marco chiederei questo. A un certo punto ha fatto una excursus sugli oggetti di scarto. Allora, a me ci era interessato moltissimo perché quando noi parliamo di agency, normalmente pensiamo all'agency di oggetti compiuti. E invece ci sono un sacco di oggetti che forse erano compiuti ma che non lo sono più, tipo appunto gli oggetti di scarto, tipo gli oggetti abbandonati, tipo gli oggetti rovinati, che però in una prospettiva performativa hanno un'agency, semplicemente questa agency non corrisponde alla funzione e può anche sollecitare relazioni impreviste, torno al mio punto di prima. E quindi mi chiedevo se su questo avessi, rispetto nella prospettiva dell'exaptation che citava prima, se su questo avessi delle considerazioni da fare. Ma non ho riflettuto molto a fondo negli oggetti di scarto, sugli oggetti di scarto, e peraltro quando li ho introdotti io pensavo soprattutto ai trucioli di legno che escono fuori e che da quando io voglio tirare fuori un prodotto dal legno, quindi gli oggetti che non è che diventano di scarto, ma nascono di scarto, nascono senza funzione. Detto questo, credo ho una domanda, ho una risposta un po' laterale, un po' così, che non riesco a prendere di petto. Ho però la sensazione che anche per motivi, diciamo, di etica ambientale, siccome la colonizzazione di Marte, non me ne voglia Elon Musk, ma non sembra una prospettiva che riguarda direttamente la generazione dei presenti, ma al limite la prossima, e il pianeta che abbiamo, questo è, e si sta riempendo di oggetti di scarto, ecco. Questa rifunzionalizzazione degli oggetti di scarto, sia nel senso di trucioli, che cosa ne facciamo? Mettiamo nella discarica, sia nel senso di oggetti che avevano una funzione propria ma che l'hanno persa, batterie scariche, bambole con cui non giochiamo più, chi lo sa, sia un po' una cosa urgente. E quindi, da un certo punto di vista, se volete un po' ottimista, un po' troppo mondo di Amélie, forse è il caso che ci sbrighiamo a trovare delle strategie per slatentizzare le proprietà degli oggetti di scarto. Non sto, quindi lei mi sta facendo una domanda bella e interessante che è come si fa? Io sto solo dicendo, quanto sarebbe importante farlo. Però credo che gli artisti su questo ci insegnino qualcosina, perché colgo da profano assoluto che c'è tanta enfasi, ma dal mondo della moda, alle sculture, sul ridare una seconda vita espressiva all'oggetto di scarto, valorizzandolo in quanto scarto. E questi sono messaggi su cui forse, anche se ho fatto tutt'altro finora nella mia vita filosofica, voglio ruminare un po' di più. E voi che siete più bravi, più esperti, insegnatemi così magari. Marco, c'è un termine specifico nell'ambito della moda adesso che è il termine upcycling, che è quello che si usa per designare la creazione di capi di moda, anche di alta moda, a partire da scarti della produzione di moda, diciamo, più mainstream, quindi upcycling, che è una variante, diciamo, del recycling, ovviamente. Sì, anche in questo senso dell'economia circolare, nel senso credo che stiamo quasi sfiorando discorsi estremamente pertinenti anche rispetto all'epoca, non so che si denomina, come si denomina antropogene che stiamo vivendo su questa questione degli scarti e di una seconda vita di quelli che appunto scarti non potrebbero più essere. Quindi mi sembra veramente che siamo scivolati su un territorio assolutamente rilevante, oltre appunto a quello che era invece premiante, che ovviamente di per sé era assolutamente
Interessante. Io sono in attesa della domanda dello studente Nicolò Rivaletto, del dottorando, mi scuso se non, che è in arrivo e ci dice appunto Nicolò che la sta riformulando. Se vuole prendere la parola può farlo, senz'altro, credo che possa enunciarla direttamente senza scriverla. Ora non la vedo, non vedo più l'interazione. Se no, nel Nel frattempo. frattempo, forse, ecco. Ah, ecco, sì, arriva. Altrimenti Arriva, ecco, non la sto vedendo. mi sembra comunque una riflessione molto interessante. Occupo soltanto questo spazio vuoto. Forse sarebbe interessante riflettere anche sui limiti e l'estensione di questa rifunzionalizzazione, no? Pensiamo al guanto, per esempio. Cioè, in che cosa il guanto, per esempio, è diverso dalla maschera? Beh, c'è un'espressione che è diventata metaforica, no? Gettare il guanto di sfida, dove però c'è comunque un prolungamento della mano. Allora, una rifunzionalizzazione che mi viene in mente rispetto alla maschera è forse quella che incontra Elsa nei suoi studi su Tinder. Cioè, su Tinder la maschera viene utilizzata paradossalmente coprendo il volto della persona che dovrebbe mostrarsi invece attraverso lo schermo digitale, ma per segnalare il fatto che sia una persona, diciamo, accorta dal punto di vista sanitario, no? E quindi in qualche modo si può incontrare anche nel mondo reale. Quindi è una strana rifunzionalizzazione, ma ce ne sono probabilmente molti altri. Mi scuso, questo è soltanto un incidentale. È molto bella questa cosa del guanto, tra l'altro, è molto bella. Ma pensavo anche vabbè, mi taccio, c'è lo studente che vuole giustamente fare una domanda. Grazie, sì, grazie anche Massimo per il riferimento. Allora, la leggo, no, non l'ho letta in precedenza, quindi spero insomma, di avere un tono, di riuscire a intonarla bene. Allora, ci dice Nicolò, dopo queste prime lezioni, in particolare dopo l'intervento della professoressa Cappelletto, mi sorge spontanea una riflessione. Se intendiamo il concetto di maschera come artefatto che viene prodotto non tanto dal soggetto quanto dall'ambiente che ci circonda, in maniera quindi immagino costante nel tempo, ha senso in questa prospettiva separare anche la maschera dal volto in senso stretto? Grazie mille per questa domanda, che è assolutamente la sintesi perfetta di quello che cercavo di dire. E la risposta è no, non ha nessun senso separare, né assimilare però. Cioè, di nuovo, per me il problema è la gradazione, delle differenze tra maschera e volto. Può esserle utile sapere che in teatro si dice parlare in maschera ed è un modo particolare di far uscire il suono, la voce, perché c'è chi lo ama e c'è chi non lo ama. Quello che intendo dire è che lo stesso volto, quando viene utilizzato, lo stesso volto in cui di nuovo, come un sito estesiologico, non deve solo intendere la superficie, ma la massa muscolare, le ossa, come dire, la qualità del setto nasale e così via. Il volto è considerato come un organo del corpo, esattamente come un braccio, che partecipa alla modulazione della potenza del suono. Quasi fosse, adesso il mio paragone è del tutto improprio, spero di non banalizzare troppo, ma per farmi capire, quasi fosse un muscolo, d'accordo? O comunque o un arto. Cioè, quindi non vanno separate, il volto ha una sua autonomia oggettuale, viene trattato come cosa, ciò non vuol dire però che è tutto, come dire, che va tutto uguale. Quello che provavo a dire è che bisogna immaginarsi una gradazione, una tipologia, in questo sono ancora molto morfologica, di corpi estetici che possono avere un'origine più biologica o meno biologica, ma appunto l'anguria senza semi, voglio dire l'idea che esista una natura, beh, insomma, spero che ce ne siamo liberati tutti, perché è così. Dopo esserci inoculati un vaccino di panacea, almeno dovremmo esserne consapevoli. Io avrei un commento velocissimo che stavo cercando di dire prima, ma poi mi è scomparso internet.
lo cercherò di ridurre al minimo, visto che sono già le 11. Però volevo sapere, professoressa, se in questa sua riflessione sulla maschera, prendendo anche un po' spunto dal commento dello studente, del dottorando, insomma, dall'ultima domanda, se il pensamento della maschera, anche nei termini di quello che propone Fanon, no? L'idea del pelle nera, maschera bianca, quindi non come cioè un artefatto dal quale anche liberarsi, che è appropriato violentemente, strutturalmente, possa essere, come dire, in linea rispetto al suo pensiero, anche perché penso a quanto poi questa formula sia stata anche proficua dal punto di vista della produzione, anzitutto scientifico-accademica. Esistono varie, no, riadattazioni dal pelle rossa, maschera bianca, ce ne sono, ma anche io stessa settimana prossima faccio un intervento in questo seminario dal titolo Pelle artificiale, maschera biopolitica, e quindi volevo capire se... Assolutamente, grazie, assolutamente sì, e tra l'altro... se quello che ho detto non mi sembra troppo assurdo, prenderla in questo modo ci permetterebbe anche di, seguo il suggerimento, diciamo così, politico che lei mi sta dando, di ripensare a tutte quelle polemiche, passatemelo, triviali che ci sono state fatte sul velo sì, il velo no, la copertura integrale sì, ma però no, perché l'identità, l'autenticità soprattutto della persona viene cancellata, però le suore sì, ma le donne slack. Tutto il modo in cui è stato gestito questo dibattito, al di là di considerazioni del più speciose, cioè, presuppone l'idea che la maschera sia una cosa esterna che mi attribuisce un'identità e che io subisco, ed è sempre in questa logica, diciamo così, binaria. Mentre quanto lei mi sembra stava suggerendo adesso è che il rapporto con la maschera è sempre un rapporto di conflitto anche, e comunque di che io chiamerei performativo, di contrattazione, di negoziazione. La maschera può venire falsificata dal corpo che la indossa, quindi escluderei molto rapidamente il problema dell'autenticità nella discussione della maschera, perché mi sembra essere una richiesta, semmai, quella dell'autenticità, ma non una proprietà della maschera, né una proprietà del mascheramento. Nell'autenticità, nell'inautenticità ovviamente, cioè nel positivo e nel negativo, quel paradigma dell'autenticità che trovo forzi la maschera, togliendole tutto quello che invece di potente, di performativo, di estetico ha nella sua qualità di oggetto. Benissimo. E Fanon fa un po' quello, no? In qualche modo, cioè, è un gioco, sì. Di... Penso anche a, giusto l'ultimo commento, alla conferenza di Jean Rivière, quando parla proprio di femminismo come mascherata. Vabbè, non è esattamente lo stesso artefatto, diciamo, però comunque c'è un riferimento, no, a questo conflittualità, no? Prego. Ma pensi anche al problema dell'accento della lingua con cui si parla francese rispetto alla pelle nera, certo. Come dire, no? La voce e la maschera sono due elementi che vanno in conflitto apparentemente, oppure quindi appunto la maschera non sta da sola, ecco, il viso non sta da solo. Grazie. Continuerei molto molto volentieri, devo dire che abbiamo avuto 3 ore ma sono state poche, nel senso che avremmo avuto bisogno forse di... Cercheremo anche con Marco magari di organizzare in futuro un piccolo incontro, insomma, più articolato, più lungo, perché le questioni che sono emerse sono tante. Ringrazio tantissimo la collega per averci reso questa visita, questa conferenza bellissima, e Marco, come al solito, lo conosciamo e gli facciamo ancora i complimenti. Complimenti, tra l'altro è uscita la notizia sul Corriere oggi, dal suo articolo, la sua ricerca, e le nostre straordinarie organizzatrici, professoressa Elsa Soro e Cristina Voto. Un saluto a tutti gli studenti, studentesse, dottorandi, dottorande, ricercatori, ricercatrici. A domani. Ciao. Buon lavoro. Grazie Massimo, arrivederci, grazie prof.